In origine ho pensato che si trattasse di conoscenza. Dopo essere divenuto ciò che sono per il sogno del cacciatore, ho inseguito la possibilità di comprendere qualcosa che mi ero perso nel mio cammino affinché mi guidasse per sconfiggerla, per liberarmi di lei, per liberare il mondo della sua presenza. Poi ho cambiato idea. Ho visto che all'interno di questo mondo potevo correggere i miei sbagli, quindi forse più che conoscenza ero alla ricerca di redenzione. Potevo dare un'altra possibilità a coloro che non ce l'avevano fatta davanti ai miei occhi, coloro che hanno dovuto soccombere alla mia ignavia, ai miei sbagli, al mio non voler camminare mai da solo, ma solo sui percorsi che mi tracciavano. Poi l'ho visto. Il sogno risponde a chi lo governa, mi permette di fermare il tempo, di accelerarlo, di rendere gli echi moltiplicabili, di ascendere perfino. È come un parco giochi, e ora capisco perché German, in tutti questi secoli, deve aver acquisito così tanto potere. Oggi però il cielo da sangue smunto mi colpisce particolarmente. E vedendo questa sedia piena di sangue e il cadavere di quell'anziana signora poco più in là, ho un dubbio. Se non ci fosse davvero la possibilità di cambiare le cose, se alcune cose fossero già scritte nel cosmo, che io lo voglia o no, se in qualche modo ci dovesse essere una sorta di ragnatela, non di Rom, ma di qualcosa di più grande e più alto di qualsiasi grande essere, che cosa dovrei fare? Se il destino avesse già scelto, allora nessun potere, nessuna conoscenza, nessun controllo potrebbe cambiare niente. Per quanto io mi sforzi, le persone di Cathedral World sono destinate a non vedere la luce. Il che mi fa chiedere, per quanto io mi sforzi, questo mondo è destinato a liberarsi dalla caccia? O a vivere un'altra notte, con le mannaie in mano? Tre, due, uno, sigla. Benvenuti fra le lande dentro il regno del sangue che tramuta mute d'anima in creature mannare. Cieli cupi sulle lame di una luna calante, la paura ti consuma, attacchi, bugie e mannare. Cacciatori di Anna nelle notti di caccia, nella marcia mille torce, una via lattea nel buio, una traccia più arcana nella piaga fantasma. Basta un'ascia più compiuta e un'arma calda al mercurio. La piana dei mutanti sale il tappo fra i calanti, salgono canti in mezzo ai campi, in mezzo ai lampi brucia un'abbazia. Proteanti sugli umani, i fragicanti più licantropi, ora cantano una litanea. Ora tu dimmi quanto duri, quante lune a mani nude, un'eco cieca di memorie vive dentro le arti oscure. Nuovo nome dei rivali, nuova luce, vecchi altari, le creature senza corpo chiamano le nuove rune. Tanti esseri del fato qua elevati a un sogno fato, nuovo sangue ora trasceso in mille limiti lidi. Catalessi dello spazio cercano figli e nuovo fiato, per creare nei suoi geni nuovi spiriti semi. Lotta contro grande male, lotta nella cattedrale, il cuore della grande madre brucia tutto in un colpo. Dentro il sangue umano, forza ultima ancestrale, solo un incubo al curare oppure frutto d'un sogno. Il sangue comanda quando brucia nel vuoto, prende vita nel rogo di una melodia. La incanta, cerca pace nel fuoco, cerca vita nel logos, trova un nuovo dio. Ma buonasera a tutti, amici videospettatori, e in particolar modo con una certezza, quella dell'assenza di luce, qualunque cosa si faccia. Buonasera, maestro.
Buonasera alla 44esima live di Bloodborne. Beh, avevo un dubbio. Non avevo fatto le quest, ma ora alcuni personaggi stanno cominciando a ricevere il loro finale. E non è un finale diverso dai pochi che avevo raggiunto nel New Game. Il che, se mi permetti, in quest'intro è una cosa bellissima. Bruttissima, ovviamente, ma incredibile. Ci ho ragionato un po', perché come sai, insomma, penso sempre a tutto quello che faccio quando lavoro con i videogiochi, e quindi lo faccio anche con la nostra serie. E credo che a questo punto sarei deluso se non fosse così e se qualcuno ricevesse il lieto fine, al di là di quella che è stata la tua frase. Quindi non mi riferisco al deluso perché mi hai detto che non c'è mai nessuna luce in Bloodborne, e allora, qualora ci fosse, direi: ma perché mi hai detto che non c'era? Certo. Ma perché più ci penso e più lo vedo come un messaggio molto meta dentro Bloodborne, che ha una potenza non solo elevata ma anche forse irripetuta, con la testa attorno alle altre esperienze che ho vissuto con e senza di te, e penso che non ci sia qualcosa di simile. Che cosa intendo dire? Ah, è chiaro, ma tu la... ti prego, non fermarti, ecco. Dai, ti ascolto. Il videogioco è fatto per gratificare in primis, esatto, il videogiocatore. Mi hai capito, no? Mi hai capito, già, certo, con la premessa. Il videogioco è fatto per gratificare il giocatore. E perché... come dire, ci deve essere una sorta di scambio equivalente tra ore di gioco spese all'interno del software di turno, spesso e volentieri impegno oltre che tempo, no? Perché tu non è che giochi e basta passivamente guardando qualcosa come fosse un telefilm, ma fai delle cose attivamente per fare in modo che il videogioco ti premi, ok? Sì. E soprattutto nell'ultimo periodo, e non parlo dell'ultimo anno, parlo dell'ultimo periodo, sì, c'è anche quasi una paura di coloro che fanno i videogiochi di non gratificare abbastanza l'utente, che quindi deluso prende e se ne va. Come il maestro deluso, c'è anche il videogiocatore deluso che dice: ma sai cosa, io 10 ore su questo videogioco non mi ha dato indietro niente, e allora ne gioco un altro perché tanto ho l'imbarazzo della scelta. Sì, c'è anche il complemento di questa paura, che è che il giocatore non riesca, certamente, a proseguire abbastanza, che forse è più quello che hai detto tu che porta a quello che ho detto io. Cioè, allora, innanzitutto rendiamo le cose un attimino più comprensibili, dobbiamo fare in modo che nessuno si perda niente, perché se no è frustrante e la gente perde interesse. In più, in un contesto generalmente morbido, sì, vogliamo sempre coccolare colui che ha comprato il nostro gioco e ci ha passato 10 ore finendo una challenge difficile o comunque una qualsiasi tipologia di ostacolo da superare. Bloodborne rompe questa legge che, mi permetto di dire, è proprio base del DNA del videogioco. Cioè, io lavoro su qualcosa, ottengo qualcos'altro. Invece in Bloodborne, per cercare di comunicare al massimo quanto questo mondo sia senza speranza, il giocatore ci mette impegno per cercare di finire le quest. Allora si mette lì: oddio, la vecchia è qui, faccio quick exit, provo questo, adesso le do quest'altro. Anzi, immaginalo senza la consapevolezza Souls, quanto della run prenderebbe. Appunto. Sono 3 teleport ogni volta, torni, ecco, a Cathedral World, vai avanti, esplori, continui, torni, eccetera. Hai ragione, è ancora più forte così, perché tu dici: noi ormai siamo smaliziati, quindi sappiamo, esatto, come velocizzare il processo. Però pensiamo, come hai detto tu, a una persona che davvero torna indietro, ok? E quindi continua questa storia con questi personaggi che alla fine muoiono ex abrupto, non raccontando nulla. L'anziana signora dà l'idea di voler dire qualcosa, ti tira fuori i sedativi, comincia a parlarti del figlio che vede in te perché ormai sta perdendo il senno, e allora tu pensi, proprio da giocatore Souls, Mike, quindi non sto parlando, ti ascolto, di un giocatore generale, pensi: ok, aspetta, adesso mi racconterà qualche storia, poi magari finisce anche male,
ma mi racconterà qualche storia, perché alla fine in ogni questline c'è una storia che più o meno viene districata all'interno dei vari dialoghi, anche solo a livello di posizionamento. Sei stato tu a insegnarmi che i Souls non raccontano solo attraverso il doppiaggio e le parole, ma anche attraverso la posizione dei personaggi, degli NPC che vengono mostrati magari a lavorare, a studiare su una cattedra, oppure ancora si ritrovano in delle case di altre persone facendoti capire il collegamento con quel personaggio. 100%. E invece l'anziana signora non fa niente, rimane lì, continua a teletrasportarsi lì, quando non c'è non la puoi trovare, continua a dire sempre le stesse cose, a darti la stessa ricompensa, che è inutile, sono dei sedativi, non costano niente, non ti sta aiutando in nessun modo, e infine a metà del suo racconto muore e si interrompe e finisce così, e la tua prima reazione di istinto è: ma che merda, sono stato qua, mi sono impegnato, è morta. E poi però realizzi: e no, è incoerente, non c'è speranza neanche per me videogiocatore, so che potrei fare delle cose per non ottenere niente, e però sono qui e devo provarci lo stesso. Io ci proverò, ci metterò sempre la speranza che qualche personaggio si salvi all'interno di Cathedral World, però comincio a pensare che non succederà mai, perché sarebbe incoerente con l'opera stessa, che ti vuole spiegare che questo mondo è vittima di macchinazioni vecchie millenni, forse decine di migliaia di anni per quel che ne sappiamo, e ormai è succube di questa corsa al potere che ha completamente sfregiato e consumato l'umanità. Al che mi ritornano in mente tante cose, sto collegando un po' tutto in questo discorso. La pietà di German fa il giro a 360 gradi, se rifletti su questa cosa, e diventa una pietà quasi reale. Quell'ending che ho percepito come interrotta a metà, sempre di più, grazie a questo New Game Plus, mi sembra l'unica fine che un personaggio può avere se vuole in qualche modo soddisfare alcunché. Quindi, svegliarsi e andare via. Bravo. Scappare. Questo è qualcosa di prezioso in Bloodborne, perché è la sensazione iniziale è proprio il vabbè, questo è il bad ending, non ho ottenuto niente. Tanto non otterrai niente comunque. Questo è il punto. Ma almeno il tuo personaggio si salva. Almeno il tuo personaggio non muore succube di un mondo che non ha mai salvato nessuno e che non ha mai portato nessuno a vincere, di fatto, che sia contro il sistema o i grandi esseri, se vogliamo scomodare coloro che sono più forti. A questo aggiungo che il fatto che il personaggio protagonista, invece, con l'altro finale, diventi vittima della presenza della luna è assolutamente coerente con quello che sto dicendo, cioè persino nella vittoria contro la boss fight finale, il finale è amaro, ciclico, e ti fa sentire le catene del destino che riportano tutto quanto sui binari, qualunque cosa si faccia. Dall'altra, lungi da me dire l'avrei fatto meglio io, è solo un commento che faccio da persona che sta vivendo tanto questo gioco e quindi sviluppa anche dei desideri e delle ambizioni creative. Ma siamo qui per questo, infatti. Forse torno sui miei passi dicendoti che il fatto che il finale sia così amaro, anche quello dopo la sconfitta di German, è corretto per l'opera. Avrei desiderato una battaglia alla Demon Souls Beginning contro una presenza della luna che non puoi battere. Perché di fatto è quello il punto. Se dobbiamo davvero avere l'assenza di luce, allora forse non è tanto la boss fight finalissima a mancare, ma il reale peso di impotenza del giocatore davanti a quella creatura che invece si districa in troppo poco tempo,
ovvero in una decina di secondi. Sì, stasera ti divertirai, ecco. C'è una sorpresa a riguardo. Molto bene. Dall'altra parte torno al nostro roleplay e qui devo scindere Iro da me, perché Iro ovviamente desidera liberarsi, non è cambiato il suo obiettivo, che è quello ovviamente di fuggire col mondo intero, in realtà dal mondo della caccia, liberandolo dal gioco dei grandi esseri. Però, come Francesco e come creativo, mi sento di dirti che sarebbe un finale molto fanfiction, poco coerente con Bloodborne. Davvero Bloodborne, e lo è, perché ormai al secondo giro di gioco direi che il New Game Plus mi sta facendo capire anche le virgole di questo racconto, beh, allora non può esserci luce, non, neanche per Iro, neanche per il mio amato Iro che ho accompagnato in queste ore e puntate, oltre 40 puntate che abbiamo fatto da novembre. Beh, non lo troverei coerente con l'opera stessa avere un personaggio che infine riesce a salvare qualcuno. Non si può salvare nessuno, questo è il cuore dell'atmosfera che è stata creata da Miyazaki e dal team per Bloodborne. Sì. Quindi al massimo forse può ambire a essere la presenza della Luna 3, ma non altro. Cioè, non potrà raggiungere il fine di liberare questo mondo. Questo mondo non può essere salvato mai. Forse l'unica cosa che può fare è continuare a cacciare, effettivamente, quello che racconta tutta quest'opera, che nonostante ci sia questa ruota dell'incubo che ti insegue, non la puoi fermare, non la puoi sconfiggere, puoi correre veloce. Questa è l'unica speranza che hai. Non ne vedo altre, ed ecco perché ti dico che non ho ormai aspettative diverse da morti e suicidi e altre tremende cose per tutti gli altri personaggi di Cathedral World. Loro non lo sanno e giustamente sperano di potercela fare, ma non ce la faranno mai, e io in cuor mio già lo so. C'è un gioco di ruolo che non so se hai mai giocato, che si chiama Ten Candles. No, è molto bello, dovresti provare una sessione una volta, perché è molto semplice, non si gioca con le schede personaggio. In Ten Candles si usano delle candele vere, si mettono sul tavolo e si interpreta una storia nella quale tutti i personaggi sono destinati a morire, i personaggi giocanti intendo. Quindi in una campagna di Ten Candles non si gioca per salvarsi, nonostante si debba interpretare la parte di qualcuno che non vuole cedere alla morte, però chi lo interpreta, ovvero il giocatore, è consapevole che il viaggio del proprio personaggio non deve essere un viaggio verso la salvezza, ma un viaggio verso l'accettazione. Bloodborne è molto simile da questo punto di vista. Quello che posso sperare è che i personaggi di Cathedral World e qualunque altro personaggio che mi sia perso nel corso della storia delle quest di Bloodborne possa accettare il destino magro che gli è capitato fra le mani, ma non altro. Al massimo muori accettando il fatto che il mondo è perso e tu magari hai compiuto una piccola soddisfazione, hai raggiunto un piccolo traguardo all'interno di un mondo di merda che comunque ti ammazzerà. Beh, i popolani di Yharnam e gli abitanti della città che hai conosciuto sono molto lontani da questa interpretazione. Assolutamente, ma infatti per ora niente è andato neanche in questa direzione. Già. Perché alla fine nel DLC nessun personaggio, a parte forse Ludwig, se gli dai l'illusione di raggiunge la morte con il sorriso. A Cathedral World la vecchia impazzisce e basta, decisamente non accetta alcunché. Forse, se proprio devo allargare le vedute, quantomeno è morta pensando di aiutare suo figlio, che non sappiamo neanche se sia vivo, e probabilmente non lo è, perché non lo vediamo. Esatto, più sì, una morte, una serenità, meglio, più confusione che altro, però sì, purtroppo sì. Sì, cioè, hai ragione, probabilmente non è neanche cosciente, quindi è difficile parlare d'accettazione per un personaggio che chiaramente non è capace di intendere e di volere, però... Però rispetto agli altri, esatto.
Alfred, mi scrivono dalla chat, che cosa ne pensi? Lui sicuramente vive questo momento vendicando il proprio maestro e continuando la crociata, tuttavia sei tu a ammazzarlo e decisamente in quel momento lui non vuole morire. Quindi anche la storia di Alfred non è granché, peraltro potremmo in qualche modo replicare quanto detto con l'anziana. Io non so quanto Alfred sia in sé. Se è vero come è vero che i due personaggi appartenenti a questa legione di crociati, ovvero Logarius e Alfred, sono molto distanti. Logarius prende una scelta molto, come dire, saggia da un certo punto di vista, si sacrifica mettendosi su questo trono per creare un'eterna illusione e nascondere quello che a suo avviso era il motivo dell'impurità, del sangue, un grande peccato. L'altro è un pazzo che gira con una ruota, un sanguinario che non vede l'ora Un di fanatico ammazzare. religioso, Un sì. fanatico, bravo. Quindi sono due personaggi molto lontani. Se non altro, direi che ci fa capire anche quanto siano degenerati gli ideali negli anni, nei secoli, dalla Chiesa della Cura e oltre ad oggi. Già. Quindi questo è un altro messaggio di Bloodborne, dell'opera, quanto Tra alla fine l'altro, gli ideali vadano a puttane. l'uccisione di Alfred è una cosa che hai scelto di fare. Potrebbe non essere accaduta. Vero, vero, nel qual caso però non finisci la quest. Probabilmente no. Vedi che il gioco Però ti te lo punta la voglio. pistola alla testa. Se vuoi Infatti io te finire, lo voglio far scoprire, esatto. cioè, se vuoi finire le quest, devi far finire male i personaggi. Se Capito? finiscono male i personaggi, nel momento in cui tu stai cercando di far finire la quest, ti rendi conto che la quest non porta a nulla, il personaggio muore comunque. Come la E metti, la infatti. metti. Infatti, ricordati cosa abbiamo scoperto la scorsa puntata. Ti dissi: qual è l'unico modo di salvare la bambina? Non parlarle. Però capisci che a quel punto è per quello che è meta. Sei tu che non stai giocando. Cioè, è quello che intendo con Bloodborne ti punta la pistola alla testa. Certo, non le parli, ma a quel punto il messaggio che ti arriva è che devi essere inerme per essere sicuro di non essere tu indirettamente il motivo della morte di taluno. Ma nulla toglie che se tu non vai lì, quel personaggio non possa morire comunque all'interno di un mondo del genere. Quindi, cioè, non c'è luce dentro Bloodborne, è forse una frase che è molto maturata all'interno di questo New Game Plus, piuttosto del New Game, perché nel New Game hai la speranza, avevo la speranza di essermi perso qualcosa, no? È colpa mia, è proprio la regola di cui parlavo prima, no? Il giocatore ha sbagliato qualcosa, quindi punizione. Il personaggio muore, il personaggio non ottiene niente, tu non ottieni niente. Oh, sei un coglione, hai sbagliato, non hai parlato con quel PG, te ne sei scordato, esisteva e l'hai ignorato, cazzi tuoi. E invece nel New Game Plus tu dici: voglio correggere gli sbagli, voglio fare quello che non ho fatto, arrivi e non cambia nulla. Vai da Josefka, ti attacca, non è che succede qualcosa di diverso se non la trovi quando è rincoglionita sul lettino incinta del grande essere. Esatto, E esatto. quindi da dove ti giri, dove ti giri, non porta a molto, se non alla consapevolezza, il che, scusami se mi dilungo ancora, ma lo trovo veramente Siamo figo. qui apposta. Tu considera che la discussione che stai facendo nasce anche dal fatto che anche le cose che erano un tempo in parte quantomeno buone, come la Chiesa della Cura, ormai sono fanatici. Cioè, Logarius era un ex, cioè è sempre lì che si torna, eh? Quindi Io ti sono dico. impazziti anche loro. No, è vero, è verissimo. E ti dico, alla fine dei giochi, quindi, in verità c'è qualcosa che tu ottieni facendo queste quest che non portano a niente da un punto di vista mini narrativo del singolo personaggio, ovvero assimilare il world building del gioco. Stai giocando per capire che il mondo è senza speranze. Quello che ti arriva infine è questo. Attraverso il tuo sforzo realizzi che sei impotente, e che però è comunque un modo di raccontare una storia triste, una storia deprimente, opprimente, però è quella che volevano raccontare, e arriva tanto. Quindi, credimi, penso il New Game Plus più rivelatore, al di là del fatto che Bello. tu lo hai magari organizzato in maniera diversa rispetto agli altri, proprio io qui parlo dell'opera in sé. Hai detto bene, questo New Game Plus avrebbe avuto più di ogni altro che abbiamo fatto insieme ed era vero, tu ovviamente lo sapevi, io non potevo immaginare,
perché è un gioco che si presta molto bene a essere giocato due volte. Il New Game Plus di altri Souls è stato più arcade che altro, o più da videogiocatore sì. che deve completare le cose. Io consiglierei a chiunque di giocare Bloodborne, se non avesse mai giocato, due volte. Con la seconda tu realizzi delle cose che alla prima non possono matematicamente arrivare. Devi capire che se tiri il dado sette volte su Bloodborne farà sempre uno, però li tira. Così quando alla settima fa uno dici, ah cazzo, ma allora è quindi così. Fa sempre uno. Bello. Veramente bello. E ora che ci spettacolo. Siamo. E ora Luna Rossa. Ora Luna Rossa, abbiamo finito il DLC. Sì. Abbiamo trovato la fine della quest dell'anziana, che insomma è stata il motivo per il quale ho dedicato questa introduzione a questa realizzazione. Ci manca da fare tutta la parte finale, l'ultimo terzo se vogliamo del sì. gioco obbligatorio, e il nostro kumfpk, eventuali altri cut content. Come dicevamo offline, credo manchino circa 6 live. Sì. Cavolo. Siamo perfettamente in linea con tutto ciò che abbiamo immaginato sarebbe stato questo New Game Plus, anche nella durata, perché tutto è stato costruito a partire dal mio concept di ogni episodio è una chicca. E finora non è mancata. Ed è stato bello vedere comunque anche nei contesti più tecnici, come i 6 secondi tra un Perry e l'altro, alla fine Hiro stesso si è entrato nel roleplay di questo. Sì. Molto figo. Oggi vuoi fare il kumfpk oppure non è nei programmi? Diciamo che una cosa che potremmo fare, e che secondo me è il modo più brillante di affrontare questa idea, è fare ogni tanto un piano del kumfpk. Ok. Non fare un focus Non vuoi mortale. Fare la run del kumfpk? Esatto. Puoi fare poco alla volta. Poco alla volta, perché sarà comunque challenging. Ci sta? Sì. Io non ho altro da aggiungere se non cominciare a fare un po' di teasing su una cosa. E preparatevi, sarà un teasing importante. Sarà un percorso che porterà alla fine di Bloodborne e all'inizio di quest'altra cosa. Come potete vedere, avete finito tutte le sip. Se andate attualmente con un punto esclamativo sip sul negozio, non ce ne sono più, perché le avete finite tutte. E ovviamente questo ci fa super piacere, quindi vi ringraziamo. Questa è stata una produzione che è partita un anno e mezzo fa. Mamma mia. E avete preso... Che bella idea. Sì, assolutamente, io sono sempre molto contento di sip. E no, sono finite ragazzi, non le trovate. Non sono più disponibili purtroppo, perché proprio tra le fiere e le persone che comunque le compravano costantemente ogni mese, nel corso del tempo sono state completate tutte quante le vendite. E voi mi direte, e non avete fatto altre bottiglie nel mentre? Un tempo sì, insomma, non è che le abbiamo prodotte una volta, però da circa 4 mesi non le abbiamo più rimbottigliate, perché stiamo lavorando a, uso i termini micologici, okay, a un SIP 2.0. Bravo! Ok? Orgoglio! Questa era la SIP 1.0, stiamo preparando la SIP 2.0. Riveleremo che cosa sia la SIP 2.0 nel corso del prossimo mese, quindi ve lo dico già, voi guardatevi intorno, ok? Perché piano piano cominceremo a fare un po' di teaser, un po' di spoiler, facendovi capire che tipo di progetto sia. Ovviamente rimane una birra e rimane la birra che avete bevuto, quindi a livello di gusto non cambierà nulla. Esatto. Anzi, magari avremo l'occasione di lanciare nuove linee, però la SIP ovviamente a livello di gusto rimane quello lì. Invece, per quanto riguarda che cosa è SIP, ci sarà un grande cambiamento. Diciamo che quando è nata avevamo un'idea, poi il nostro stesso mondo creativo si è evoluto, sì, quello mio e di Mike intendo, e quindi abbiamo pensato che SIP dovesse diventare un'altra cosa. La ricetta è la stessa, ragazzi, ve lo diciamo già da ora, la ricetta è la stessa, identica, è nostra, è mia e di Mike la ricetta.
all'inizio no, ovviamente, anche siamo Mastri Birrai, però l'abbiamo comprata a suo tempo, quindi la nuova produzione di Sip avrà lo stesso identico gusto di sempre. Però, da un punto di vista di progetto, sarà un'altra cosa. E non vi dico altro per ora, vedrete poi, ve lo diremo piano piano fino alla grande rivelazione. Quindi sono molto hypato per questa cosa. E con Mike abbiamo grandi ambizioni, ecco, mettiamola così. Non mancano mai, non mancano mai. No. Quelle anzi, ragazzi, io... cioè, ricordatevelo, lo diciamo ogni volta, ma... la Metal Gear Saga comincia tra poco, cioè... è... cioè, per farvi capire il livello di pazzia che, ecco, in questo sto infettando, cioè voi mi dite a volte guarda come ti ha liberato in alcune cose Francesco, io l'ho infettato con le nomenclature, nel senso che quando lui viene a dirvi adesso faremo la Metal Gear Saga, Metal Gear sarà l'episodio zero, quella è colpa mia, cioè quello è una sorta di osmosi che è venuta anche dall'altra sì, parte. Sì, sì, ho quindi perso. Siamo pronti, ecco. Sì, sì, sì. Bene, io te lo, lo sai. Ah, abbiamo anche sistemato a livello video le play, le abbiamo provate. Abbiamo visto come viene l'immagine, raga, è una roba impressionante il modo in cui streameremo la Play 1 con il RetroTink più i cavi giusti, sì, perché cioè... non sapevamo di avere i cavi sbagliati, ma poi li abbiamo presi giusti. Esatto. Morto. Noi streameremo la PS, cioè la vera, la streamiamo lei. Io... è fantastico. Tra l'altro ho ripreso in mano il pad PS1 qualche giorno fa ed è tipo troppo corto, se non è spesso. Come cazzo facevamo a giocare con quel pad che tipo pesa un grammo? È incredibile, sì sì. E all'inizio è strano, però poi immagino che mi abituerò. Veramente sì, leggerissimo, ma poi anche proprio lo spessore, cioè sono abituato. What? Che cos'è che avevamo fatto con Geoff, Mike? Oddio, Geoff? Me lo ricordo, mi ricordo di aver creato Era Geoff. Il primo di New Game Plus, Geoff? Ragazzi, ma Geoff cos'era? Sì, mi sa che era la roba per fare... il trick del mo te lo dico, dello skip di Josefka, il glitch del lupo. Ah! Oh. E poi abbiamo però ricaricato Hiro perché non volevi farmi aprire in quel modo il cancello. Sì, sì, sì. È vero. Era per rompere la clinica. Era per vedere la cazzina iniziale in italiano, com'è possibile? Tutto in italiano adesso in New Game Plus. No, no. Non credo. Vabbè. Comunque, Metal Gear vicino, Sip 2.0 vicine. Che bello. Quindi un grande nuovo periodo per tutti. Detto ciò, io sono pronto a startare. Puoi andare, puoi startare. Il primo birrificio che l'ha prodotta, se siete curiosi, purtroppo non esiste più. Ha chiuso perché il master birraio voleva cambiare vita, non voleva fare più le birre. Si chiama Darf. Il vecchio birrificio, che era il birrificio che per la prima volta aveva coniato la ricetta della Sip. Ah, tu sconfiggesti i tre guerrieri. I tre stronzi di merda. Hanno anche la cutscene perché non si replica la primissima scena, è esclusiva del New Game. Ah, ok. Allora, dobbiamo andare da Renato? Devi cominciare a esplorare quest'ultima parte e goderti quel che resta di Ahargul verso il Renato, esatto. Che scarso. Il vecchio birraio era lo scettico. Qui Lava, magari ne parliamo in una live dove non c'è anche la community di Mike, che non credo sia molto interessata, che dici? Quello me lo tengo per domani. Ne voglio parlare più a fondo. Elmo di ferro con cappuccio nero, abito nero di Yharghul, guanti neri di Yharghul, pantaloni neri di Yharghul. Il settino che leggemo a suo tempo, quindi nulla di nuovo. Conoscevo Darf, ottimo birrificio, infatti è buono buono. Set monomarca, ma certo.
tanta paura. Ah, guarda, faccio io bene. Sto nel totale sperimentale cazzeggio, sto facendo uccidere i cacciatori da amigdala. Wow. Li ho portati fino a lì. Vabbè, allora vaffanculo. Ah già che c'era il merda lì sopra che faceva il call off. La chiamata del duto. Guarda Robertone che forte. Se non fosse che fa schifo. Che scarso. Sta di far buco, no, raga. Ma non mi ero mai accorto del fatto che fosse lo scheletro del lupo, ma con una skin unica. Ah sì, è un grumolo di cioè un grumo di corpi, è una sorta di golem di carne. Però di fatto è il nemico lupo di Yharnam. Cioè, lui si muove 100%. Come lui. Sì, sì. Call of Odin, Cold Moon, Black Koss. Bello Black Koss. Complimenti. Ma voi memate, ma Mike ci giocava a Call of Duty, vero? Io ero secondo prestigio. Non so cosa voglia dire, però penso forte. Secondo prestigio totalmente offline con amici in anni di co-op couch, di competitive couch. Ok, però è tipo forte. No, è tanto, non è forte. Ah, ok, ok. Ha resettato il livello due volte, è arrivato al max. Era un figo. Ok. Va bene, va bene. Allora, sicuramente avevo le mappe talmente a memoria che non mi serviva a guardare lo schermo degli altri per capire dove erano. Cosa che in competitivo non penso si possa fare. Non credo che sia molto accettabile. È la base. Guardare lo schermo degli altri. Però... E ora ci provo anch'io al regionale di Pokémon sto sabato, raga. Provo a guardare lo schermo degli altri e vedo che mosse esatto. Fanno. Ma li trovavo più noiosi in New Game. Ora so più o meno cosa fanno. Esatto. Le merdine. Loro stanno più o meno germanando. Ma fa male questa roba? Non forse sì, perché è fuoco, sai. Però sì, e si spegne. Sì, esatto. Fa un dottino e poi ti abbandona. Non ne avevo idea. Momento campanelle, presto. Sbortus Vevo, ho giocato a Tekken 3 per provare la play. COD Zombie ha una lore che i Dark Souls impallidiscono. Dubito, ma Darth Mito. Dobbiamo sai chiedere a Mike. Però, al di là di tutto, ci scherzano perché deve avere una gran lore. Sono troppi anni che mi consigliano, ti prego, prova COD Zombie. Ma quindi non lo sai tu, ok, ok. No, io non lo so, però... Secondo me qualcosa dietro, cioè un fondo di verità c'è per forza, sai? È un trip assurdo, scrivono. Vedi, qualcosa
Non mentono completamente, qualcosa c'è. Lo dicono tutti. Vedi, something's there. C'è ragazzi, qualcosa. Ma che allora, veteran di COD non c'è pericolo. Perché esatto. Cioè, veteran di COD arriverei al settimo COD ancora facendo schifo, cioè proprio maestro deluso lì totalmente. Ci facciamo una run di Doom Eternal Nightmare? Guarda. Let's go. Ah, sei già arrivato a Renato, ma guardalo sto arcade player. Mamma mia. Sono già arrivato a Renato. Quindi sei già pronto alla serata, cioè sei in quel momento della giornata. Sì, 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 sì. Renato il Renato, mi piace. Merda, rivedere ora questa scena è fake presenza della luna. Cioè sono loro che tryhardano tantissimo cercando esatto. di replicare un grande essere, ma sia a livello estetico che di forza che di iconografia è tutto pezzotto. È davvero così. È davvero così. Quando mangi troppo kebab, così diventi? Non lo so, dai. Ecco Marluxia, eccolo qua. Allora, uccidi le sei piccole lucernarie e poi parliamo un po'. Mentre Renato si agita? Sì, si agiterà tantissimo, ma insomma. Devo ricordare dove sono, però so. Ah, forse si sale dall'altra. Oh, Renato! Sai che si sale da qua. Mm-hmm. Ah, questo è ciò che produci. Ah, ok. Tower Knight 2. Considera che a livello, come tra l'altro i sempre presenti in chat, bravissimi, come sempre, grazie Log. A livello di lore, usando il data mining, si può anche andare più precisi, perché loro non potevano cercare di replicare la presenza della luna, ma potevano cercare di replicare qualcosa che avevano effettivamente visto, ossia le amigdala. Sì, certo. Oh. Sono morte, eh? Sono morte? Allora, intanto guarda un po' come smanettano. Fondamentalmente quello che hai appena visto è un modo per cisarlo, che non userai. Cioè nel senso che tu puoi attirare questa sorta di animazione mentre sei dentro le torri. E un po' compenetra, lo picchi e lo sconfiggi. Ah, è praticamente sì. Quello che puoi fare anche con scarica infinita in Dark Souls 1. Ora, se tu fai così... Esatto, sì, fai così. Sì, sì. Esattamente, così lo cisi completamente. Ma... c'è anche il modo di skipparlo questo boss. Tuttavia, abbiamo già fatto chicche di questo tipo. Ti ho già mostrato skip e cose del genere. Stavolta vorrei farti fare il contrario di Amelia. Ossia, okay. Dirti un modo veramente efficace di distruggerlo. Ok. Ossia, ciò che hai imparato recentemente. Se tu, ecco, esatto, questo è il cheese, bravissimo, ah, vedi, il cisone. Non te l'ho dovuto neanche spiegare. Fondamentalmente, se tu noterai a terra, lui ha praticamente sei arti. Lui ha quattro zampe, però anche ogni volta che gli rompi una zampa, la testa scende e gli puoi fare altri danni. Ok. Quindi un metodo veramente automatico di sconfiggerlo al punto che non può più attaccarti è scendere a terra, rompergli la gamba sinistra o destra e quando scendi dargli due colpetti e subito anche, o ignorando la testa, non importa, tanto muore comunque, andare al prossimo arto. Hai imparato recentemente a rompere gli arti, vedrà che così non puoi, cioè lui rimane immobile. Ah no, aspetta, non è caduto, sta attaccando. Sì, è anche caduto. Ah, ok. Vai su quello più grosso. Ah, non questi piccoli? No, grosso. Fa che sta morendo.
ma per farti, hai capito? Ma prova anche, esci, rientra, cioè, guarda, è divertente. Puoi anche rifarlo. Puoi anche rifarlo. Perché se no muore mentre glielo faccio. Esatto, perché per farti vedere qualcosa che molti di noi fanno anche, per esempio, con persino la Cleric Beast, ma è qualcosa che con la Cleric Beast devi pianificare. Con il Rinato, anche se non sei preparato, con quattro arti più la testa, gli impedisci di giocare. Sì, sì. Vedrai che carino. Sono carico. Let's go. Allora, però, devo andarmi a prendere le cure. Devo marchiarmi un attimo. Tanto poi lascio. Allora, non siamo in necessità di comprarle le cure, quindi bella. La lapide, la terza? La lapide dell'incubo è su di Yharghul, la seconda dovrebbe essere. La seconda? Non era cappella di Yharghul? No, sì, pardon. È giusto. Perché poi la quarta sono gli incubi. Io sto cercando di fare gli skip qua, sto impazzendo per quello, sono a scoppio ritardato. Yes, corretto. Go. No. Cioè, sì, semplicemente non hai acceso l'altra. Poi è rotta, quindi. No, forse non hai aperto lo shortcut? No, sì, giusto, è giusto, è giusto? Posto giusto. Okay. Sì, sì, è posto giusto. Con gli shortcut giusti fai prima, ma insomma ci sei. Aia, cazzo. Incredibile, sono riuscito a non prendermi mai. Ah, giusto, perché quella è rotta. Quindi se muori dal rinato devi farti tutta sta strada? No, ci sono tanti shortcut in Yharghul che ti permettono di tagliare tantissimo. Infatti tu sei andato diretto, ma se tu esplori, ti ricordi che avevi anche trovato la vasca in cui ti sedevi? È vero. Queste cose aprono molte strade, c'è anche una scala che ti porta sopra una cappella sulla quale poi vai direttamente al palazzo principale, cioè è un bel labirinto, però se cioè, Yharghul è fatto apposta, vedi, anche loro che ti sparano, è fatto apposta per dirti, guarda che se rushi non è così semplice, stronzo. Sì. Vai nelle casette, guarda i cadaveri, scopri la storia. Cercando di farti esplorare bene. Ok, allora, proviamoci. Ok. No. Ok, 1, 2, 3, 4. Tanto la fatica è fare il primo, poi in teoria. E bravissimo, esatto. Tutti gli altri vengono conseguenzialmente. Vai all'altro. Ok, è caduto, quindi vado qua. Esatto. Vado dietro. Sì. È questa? No. Quella dopo. Lei? Sì. Okay. Stamina. Ovviamente se hai ucciso anche le piccole non ti interromperà nessuno. Vabbè. Non che sia particolarmente complesso. Ma lo curano? Loro hanno diverse cose carine, ma non so se lo curano. Lui okay. Può curarsi, ma da lui, non da loro da solo. Ah, qui tu hai... la testa. Hai fatto un errore. Perché dovevo prendere la testa, ho sbagliato. Tu praticamente... quella è la coda. Ah, ok, non si capisce. Il tuo errore... È morto di nuovo. Allora forse era la testa. No, ah, no, la testa lì, la vedi? E perché si è accasciato? Allora... Allora comunque, cioè...
non l'ho manco citato precisamente e non ha fatto niente. Ma guarda, io volevo che tu lo combattessi in questo modo perché il Rinato è molto caotico e spaventoso la prima volta. È vero, è vero, sì, stavo cacato. Ma vorrei dirti una chicca. Cioè, il tuo piccolo errore è stato... E infatti te l'ho lasciato fare perché sapevo che avresti vinto comunque, ma volevo poi dirti, guarda che prova a immaginare qualora avessi fatto la cosa perfetta. Tu hai fatto anteriore destra, anteriore sinistra, posteriore destra, posteriore sinistra. Tu avresti dovuto fare anteriore destra, posteriore destra, posteriore sinistra, anteriore sinistra e testa. Perché così tu, quando hai fatto il giro, avevi già rotto la zampa davanti. E sei vicino alla testa. E non hai potuto rirompergliela. Se invece gli avessi potuto rompere la zampa, la sua zampa destra, insomma la tua sinistra, crollava di nuovo con la testa libera. Tu invece hai fatto prima davanti e poi dietro, così sei tornato davanti, ma era già rotto. Ho capito. Ok? E questo vale per tutti? Per qualunque cosa. Tu, gli arti, una volta rotti, non puoi romperglieli di nuovo finché non si curano. Certo. E ogni boss ha la sua animazione di cura dell'arto. Assorbono sangue, si illuminano e così via. Sì, in ogni caso veramente distrutto. Distrutto. Cioè, boss che se hai capito già in New Game come funziona la storia degli arti, lo spacchi. Esatto. Siamo già all'incubo. Siamo già all'incubo. Ogni volta mi sorprendo di quanto sia veloce tutto questo. Ma infatti uno dei motivi per i quali ho anche... Cioè, parte del mio piano è... averti fatto partire in un certo modo con tante chicche proprio complesse e prolisse, ma qui anche se qualcosa ci sarebbe che si può anche poi ricostruire un'altra volta, farti vedere come hai fatto Yahar Ghul e come tu sia alla fine del gioco è importante, mi piace. In teoria qua c'è la balia, poi qui hai prima Mikolas. Sì, no, certo, dico la fine di questo percorso è la balia. Sì, sì, assolutamente. Vado avanti o vuoi fare Kung Fu? Tu leggi molto nella nostra sinergia. Ah, ecco. Allora torno indietro. Volevo proprio sincronizzare. Esatto, perché io qua sto facendo lo skip del boss, poi te ne parlo. Ok, ah giusto, me l'hai detto che si può anche skippare. Si può anche skippare ed è bello che però tu abbia capito che avremmo poi cummato. Superato. Esatto, avremmo cummato. Cosa che tra amici di solito succede, quindi... È necessario. Allora io per cummare meglio uso un attimo una sega, Vai, vai. Tra l'altro visto da qui è incredibile, cioè guardate. È stata un'esperienza, sicuramente. E muore. Bloodborne, signori, sono d'accordo. Non headphone users rovinati. Lo so. Ma se uso il marchio di... Qui che cosa succede? Secondo te? Ricarico semplicemente... Ecco, però sarebbe stato bello se ti fossi trovato nell'incubo del giocatore, neanche del cacciatore. Sì. In realtà è l'easter egg finale. Guarda, ti mando... Ti mando io lo schermino. Ok. Così vi faccio vedere una cosa. Visualizza andare a schermo intero, direi. Vedo un tetto, Mike. Esatto. Vedi un tetto perché noi siamo sottoterra, avendo completamente spaccato la mappa. Se vedi, ci sono gli asset. Guarda un po' cos'è apparso. Ma
esamina la mummia. Cioè, ma è Mikolas? Sì! Vengo all'incubo, amico! Ma come hai fatto? Allora, c'è una cosa... Intanto le vedi che... le faccine, sì? Ah, le vedo bellissimo, sì sì. Bene, bene, sono contento. C'è una cosa che si chiama Death Cam. Hai presente quando incontri le Death Box nei Souls, certo, che la telecamera diventa verticale e muori? Sì. Ci sono dei momenti in cui tu puoi raggiungere un luogo di Death Cam in zone della mappa dove non esiste una Death Box. Questo porta il gioco... Quindi tu non muori... Esatto, a non ucciderti e a rompere completamente ogni sistema di movimento. Diventa praticamente un isometrico con controlli tank di Resident Evil. Ma che cazzo. Che però poi non ha più nessun tipo di geodata e, diciamo, barriera. Assurdo. Ti muovi in alcuni asset e puoi interagire con altri. Come in questo caso arrivare fino a Mikolas. Esatto, superando il boss. Boh. Va bene. Un giorno te ne farò provare. Allora, vengo a cummare? Adesso cummiamo, sì. Dobbiamo riuscire a cummare insieme. Com'è? Serve una certa password. Com'è che era il... Serve una certa password, ma non è sempre la stessa, no? Sì, era una battuta sul cummare insieme, non preoccuparti. Ecco. Scusami, io c'è, capito, ero layer 1, cioè facciamo il kunfk, giusto, giusto? No, ma è normale perché di solito non sono questa creatura. Allora. Beh, io ho imparato episodio 0, dovevi pur tu imparare qualcosa. È andata così. Io non credo di averlo neanche aperto in il kunfk, quindi ne devo aprire ma uno. Ma non so neanche io se ce l'ho ancora, sai? Perché tanto alla fine non me l'hai fatto più usare, quindi... Ok. No, mi sa che non ce l'ho più. No, apriamo, apriamo, apriamo. Però allora devo fare l'offline e online. Aspetta. Sì. Ah, no, ho sbagliato. Aspetta, ragazzi, scusate. Password. Eccoci qua. Ok, ma allora... Sono un cretino, vabbè, vai. Basta. Se tappiamo, va... In che senso se tappiamo? Una cosa che non ci serviranno sono gli HP. Ok, ha senso. Quindi dici, troviamo il modo di buffarci riducendo gli HP, mm-hmm, tipo pillola sicuramente. Tanto siamo morti allora, comunque. La pillola ci farebbe attaccare quando non necessario. Ok, cosa consigli? Allora, io mi sto mettendo quanti più proiettili possibile perché ho potenziato... E buffato l'arco. Così che possa attaccare a distanza e proteggerci. Tu puoi pensare di usare la stamina, sicuramente. Più stamina, okay, possibile. E magari bonus all'attacco cruento o più fiale. No, sì, più fiale. O anche tu più proiettili. Però per la cura dici che non serve la cura con l'attacco cruento. Perché dici tanto alla no, fine... Nulla, niente non ti ucciderà. Niente, proprio zero. Tu controlla gli HP quando sei nel dungeon e capirai. No, me lo ricordo più o meno. Ok. Allora, sì, livelliamo anche qualcosina. Però ora prima vediamo un attimo. Allora, setup. Allora, setup. Vabbè, aumenta l'energia, va bene così. Ci sta. Attacchi cruenti restituiscono PV? No, inutile. No, esatto. Quindi, c'è attacchi cruenti fanno più male? Sì, artiglio. Una delle prime dovresti averla sicuramente. Eccola lì. Rinforza gli attacchi cruenti. Benissimo. Così parry the game. E qui però io non posso perdere il roleplay di ascensione. No, ma ci sta. Cioè, lì, guarda, nulla di quello che è lì presente ti può portare vantaggi, figurati. Beh, recupera energia, però. Non so quanto. Ma tanto poi, non è... Allora... Vai. Le cartine corte le prendiamo, le cartine lunghe pure. Aspetta, cartine corte e cartine lunghe, vai. Benissimo. Io mi porto anche le lame dello sciamano, non si sa mai. Smart. Poi ce le mettiamo qui. Cartine lunghe.
E anche sciamano e basta, perché sennò riempio poi tutto di merda. Allora, perfezione. Adesso andiamo qui. Cerca per glifo. È 3M? È 3M, sì. Poi FPK. Kumfpk. Eccolo qua, profondità 8, che non esiste. Non esiste, esatto. Vai, io entro. Quanto è rotto, sto entrando anch'io. Questa è... questa è Cuba. Ok. Ah cazzo, dovevo spendere gli echi, vero? Anzi no. Quanti ne hai? 400 euro. Direi che vale la pena spenderle, sì. Oppure potrei giocare con un bastone nel culo. Che fa molto più ridere. Fa molto ridere. Madonna. Ok, me ne ricordavo un po' di più di vita. Va bene, va bene. Suona la campana. Non hai speso. Dici yeki? That's the point. Sì, sì, sì. Andiamo. Va bene, allora suona la campana. Però non me la fa suonare perché devo stare fuori. Sì. Sono quella piccola. Ricerca del suono. L'ho fatto. Dai. Cioè, ma da solo 83k il Kumfk. Con il massimo bonus un po' di più, sì. Però sì. Adesso fa schifo. Quindi. Adesso fa schifo. Che paura. Quanti HP hai? 23. Beh, dai, puoi farti più proiettili, però. Senza preoccuparti di curarti dopo. È vero. Vabbè, guarda, mentre aspettiamo la chiamata, proviamo a muoverci un po'. Piano piano. Io ho chiamato. Ah, ma è in percentuale, mi sai, sì. Proietti. 17. Dicevi, vado intanto mentre arrivi? Sì, sì, sì. Ma facciamo anche le bonus? Ovviamente. Che domande. Pronti. Ecco, già il fumo mi fa cagare addosso. Tu non l'hai mai fatto? Ma io non so niente del Kumfk. Madonna, godo. Siamo blind completamente. Sparo d'avvertimento. E dai, multiplayer, please. Stiamo nella stessa area. No, so, c'ho il pugno perché sta a fa' il coglione. Che paura. Dai, un nemico si è fatto, ragazzi. Sì, stai arrivando, godo. Che bello. Questa è un'esperienza importante, ragazzi. Cioè, un'esperienza blind insieme in un Souls. Allora. Guarda la tua barra della vita. Ok, ok. Ma se mi curo? Ah, io posso curarmi. Incredibile. Non vale. Il Sam... No, io non mi curerò mai più, infatti, aspetta. Ecco. Bravo. Allora. Come la donna suona una sinistra campana? Vabbè, non importa. Ci invadono anche. Non penso ci invaderanno qui, spero per loro. Oh, bene. Ok, hai un arco? Sì. Un arco potenziato super ultra endgame. Aspetta che mi metto anche qualche summon. Sì, qualche evocazione. Non facciamo troppo, aspetta. Siamo super pavidi, non vedo no, nulla. No, raga, ci stanno invadendo. Dento! Come? Dento! Oh! Oh! No, Darth Mito, non rompi il cazzo, ti prego. Dai, Darth Mito! Sta facendo. Ma anche lui ha pochi HP. Godo. Oh mio Dio, che paura. Che cazzo è Dante Must Die? Sì, Heaven sì. Or Hell. Questo è Heaven or Hell. No, purtroppo no. È Hair or Hell. Eh sì. Allora.
È vivo. Stiamo giocando a Call of Duty. Sì, sì. Che caga sotto, oh no, di merda. Un sacco di botte al quadrato. Aspetta. C'è un sacco di botte? Io spammo. Mi sono potenziato apposta, eh. Oh, si avvicina pericolosamente. Aspetta, aspetta. Ma perriato! Grande! Ma a caso stavo spammando. Bro, non posso più proiettilarmi. Ok, ok, okay. Però mi curati. Posso curare. Ma certo. Vale. Certo che vale. Aspetta. Attenzione, attenzione. Qui non dovrebbero esserci nemici di solito, ma non voglio dirlo. Ma è un kung fu che non ti fidare. Esatto. C'è una lucertola. Beh, quando vedete troppa l'Elden Ring. Vediamo cosa troppa. È spazio insufficiente nell'inventario. Allora, niente di che. Essendo rotto, sarà un sangue normale. Ok, proiettili di mercurio, stragodo. Ok. Io ho messo anche la runa che mi fa ricaricare i proiettili con i riposte, quindi... Ah, è stato intelligente. Aspetta, aspetta che prendo tutti gli oggetti, perché io non avendo modo di ricaricare... Ma che cazzo, ma questo non si può prendere, questo oggetto. Ah! Prova a vedere di qua. No, però non si può prendere. No. Non lo puoi lottare, non c'è modo. No, bro, questo oggetto è Dio, dobbiamo trovare il modo di prenderlo. Cioè, nessuno l'ha mai preso. Nessuno l'ha mai preso. Cazzo. Dobbiamo farcela, cioè, deve essere possibile in qualche modo. Non posso salire sui cadaveri, purtroppo. Aspetta, vediamo se riesco a salire sulla ruota. No, non ci sono. In quest'altra ruota? No. Mamma mia, raga. Hidden by someone or something. No, ma, cioè, ma questo qui è tipo il segreto. Cioè, è la runa della presenza della luna. E niente, non si può. Non sapevo mai che cos'è. Datamainatelo, per favore, ora. Ho bisogno di sapere che oggetto è. Ma quindi qua abbiamo preso tutto? Sì. È la parte sotto di un ponte utile per romper chiudere la zona bonus, ok? Piano. Piano, molto piano. Piano, che qua non sappiamo chi c'è. Godo. Perfetto. Allora, secondo me, dobbiamo razionalizzare i proiettili. Non sparire. Oh, ho reagito. Era vivo? Sì. Dicevo, se spari tu al target, non sparo anch'io. Così abbiamo più proiettili. Ok, aspetta che c'è. Non ci posso credere, frate. Aggriamolo e facciamolo cadere e non pensiamoci mai più. Sì. Aspetta che magari l'arco ha più range, spero. No, io non posso targettare. Posso provare a sparare blind. Provo a sparare blind anch'io, aspetta. No. Aspetta, ancora insisto. Siamo fottuti. Aspetta, devo anche azzeccare il tempismo. Ora. No, sei storto. Aspetta, che il range non è male, eh. Non no, non lo prendi. Ok. L'ho visto passare proprio nella sua direzione, ma non lo prendi. Ok, allora aspetta. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Potremmo usare un ciottolo o qualcosa. No, sì. No, se non ci arrivano le frecce. Però magari sente il rumore? Non funziona anche col rumore? Aspetta, provo a fare una cosa. Ok. Oddio. Ora provo ad aggrarlo da qui, eh. Ti prego. Per favore. Aspetta, che ho sbagliato tempismo come i bimbi. Di nuovo, perché sono un grande. Ora. No. Aspetta, eh. Coraggiosissimo. Mike, non faremo niente così. Scappa! Scappa! Torna indietro! Torna indietro! Arrivo. Ok. No! No, si ferma? Allora, aspetta. Ti prego, resta di spalle. Resta di spalle. Resta di spalle, pezzo di merda. No! Ok, ho un'idea. No. Userò la strategia della magia. Ok, aspetto qui. Sono invisibile. Ma io no. Ci penso io. Ah, io lo backstabbi. Lo backstabbo. Allora aspetta, io arrivo. Sai che non c'è spazio. Non c'è spazio per backstabbarlo. Aspetta, Aspetta, oddio, mi ha visto, mi sa. Mi ha visto tantissimo. Oddio. Aspetta. Oddio.
Sono incazzato. No, 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 Mike! No, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi sacrifico, mi sacrifico. Faccio da esca. Vai, vai. Prendilo. Faccio da esca. Faccio da esca. Non è entrato il backstab, ma lo meno, lo meno, no! Ah, c'è un tizio! Oddio, no! Via, via, via! Via, 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 via! È arrivato dal nulla questo. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Io non so con quale ultra istinto ho schivato sto tizio. Cioè, vorrei una clip. Aspetta che mi sproiettilo tu. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, Mike, ho bisogno di un attimo per pensare. Ok, proiettili di mercurio. Questo è solo il piano bonus. Allora. Non è neanche cominciato. Molto piano potrebbe esserci Mario. Via libera! Via libera! Via libera! Qual è il tesoro? Qual è il tesoro? Penso uno stronzo. Sì, stronzo, ecco. Rituale 5. Perfetto, andiamo. Aspetta, c'è un altro oggetto? Che cos'è? Non è stato possibile. Sangue rituale. Ok, ok, ok. Piano, piano, piano. Sì, aspetta, sì. Devo lootare delle monete. Luta, luta, tranquillo. Quanto sono stronzo se provo a lootare sta roba e muoio così. Ma noi possiamo fermarci qua, no? Esatto. E per essere dei fighi non lootare un cazzo e andarcene, ciao. Via. Adesso abbiamo fatto la special room. Possiamo scappare come possiamo andare a i campioni che siamo stati. Poi la boss fight ci divertiamo. La boss fight la faccio con l'arco. Non è vero, non basteranno mai i proiettili. Anche se sono potentissimo con l'arco, ho 99 a tinta e ho le gemme endgame. Quelle segretissime. Apro. Apri, apri. Io sparo. Colpo d'avvertimento. Accendiamo, accendiamo. Ok. Allora, sembra... Ma intanto non ci sono i grandi esseri, che è già un vantaggio. Sprecato. Ci sono scrignetti qui. Ok, pensavo peggio. Apri pure lo scrigno. Aspetta, 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 c'è una tizia che suona la campana. Ah, è la tizia del PvP. Ah, è la tizia del PvP, pensavo fosse... La... Ma uccidiamola così non ci invadono. Ma certo. Aspetta, Benissimo. Ok. No, mi sa che... Cioè, non mi è uscito... Ah, sì, 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 ok, è appena uscito il messaggio. Andiamo qua prima? Dove gli piace? Apri gli scrigni. Ah, gli scrigni, ok. Aspetta. Qui dentro c'è Bloodborne a 60 fps, poi. È pieno? Dove li hai visti gli altri? Anche qua, anche qua. Apro lo scrigno. Ah, ok, puoi aprirlo tu. Ah sì, ma non posso lootarlo. Sono tutti okay. Sangue rituale 5. È un posto pieno. Molotov. E proiettili, godo. Quelli sono preziosi. Ok, vediamo cosa c'è qui. Sto arrivando, ma molto cauto. C'è una strana pace. Ma non c'è niente. Per ora. Non è che c'è la trappola della sfera di fuoco, no? Nel caso mi vedi correre in Bloodborne prequel. Raga, non c'è nessuno. Nessuno. Però c'è una porta da aprire. Apri tu. Io prendo l'arco. Va bene. Spara, spara, spara. Ok, 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 a posto. Colpo d'avvertimento. Okay. Raga, ma non c'è nessuno. È vuoto. Ok. Ma che cazzo. Vediamo. Vediamo. Non c'è nessuno. Io non apro se non ci sei tu a sparare dietro. Okay. Va bene, apri. Ok. Che aspetta, lì c'è la... Atte, allora. C'è qualcuno? Dice... Sì. Sì, ecco. Sei incazzato? Sì, ma questo va perriato. Non bisogna fallire. Oddio! Sì! Ok, ok, ci penso io. No, non ci ho pensato, ma è... no! Dovevo correre verso il nemico! Ok, ok, è fatta. È fatta. Siamo stati bravi. Alla leva, alla leva. Io ero pronto a fare il riposte, quindi ho titubato. Ma l'hai premuta la leva? La leva, no? No, io non posso. Non puoi.
Però ho sbagliato il backstab. No, più che altro magari non col netcode potrebbe esserci successo qualcosa, eh. Tu adesso okay. Nessun problema, tanto sappiamo che è vuoto. Esatto, ora ti raggiungo. Ti aspetto lì. Arrivo. Sarà un percorso. Devo provare a raccogliere il premio dello scrigno per essere forse, a tuo pari. Forse ha ragione Ferdi, le scale non funzionano bene col Perry. Io devo riuscire ad aprire cazzo lo scrigno. Cazzo, cazzi. Ah, vabbè. Forza, forza. Ce la puoi fare. Sì! Mi devo fare lo sgargiullo. Super hardcore. È morto. Grande. Posso premere la leva o fotte il multiplayer? No, non fotte niente, okay. Vai. Ok. Ma ho 1000 euro? Mi sa di sì. È comunque il Kumpf, eh? 1000 euro, raga. Ok. Ci sono quasi. Che cazzo sarà il boss? Vabbè, a un piano 1 sarà un coglione, secondo me. Però vi immaginate un coglione. Nuovo boss. Ehi. Allora c'è un'altra bonus room prima. Cosa? Davvero? Te lo giuro. La facciamo? Certo che la facciamo. Prima arrivo. Del boss dico. Sì sì. One coglion. La bestia coglione. Intanto ho suonato la campanella, quindi godo. Ah, aspetta, però manca una cosa. Io non mettiamo merda negli strumenti rapidi, sempre io. No, allora. Sono stato uno sciamano che sbaglio. Guardiamo la nota, puzza di imboscata. Puzza di imboscata, temi prontezza. Cosa? Sì. Aspetta. Che ansia! Bestia cretina livello 7. Tipo Horus di Yu-Gi-Oh! Coglione celeste. Fallimento coglione. Lady cogliona. Ecco. C'è Gascoglion. Padre coglione. La coglionic beast. I coglioni viventi. I coglioni ottusi. Il coglione di Koz. Non dovremmo ridere. Il primo coglione. The one true coglione. Il coglione rinato. Non dovremmo ridere, però non riesco a resistere. Rob il coglione. I coglioni di Yharnam. Sì. Le ombre sì. Dei coglioni. Vabbè, eccoci. Presenza coglionica. Coglione assetato di sangue. Sono pronto. Bestia assedata di coglioni. Anche meglio. Sta bramando le palle. Ma ci sei o no? Io sono lì, ma non appare. Mannaggia al cazzo. Il multiplayer dei Souls. Basta. Non ce la faccio più. Avanziamo lentamente insieme. A un certo punto ci troveremo. Come facciamo prima? Vai. La balia del coglione. Lo sapevo. Ah! Hai anche letto i messaggi. Non importa. E gli fa Perry. Aspetta.
morto. Sei morto? Sì. Scendendo giù? No. Ho pensato di avere davanti un sacco di botte, ma non era un sacco di botte. E mi ha sparato in viso. Ti ha sborrato in viso? Io stavo lì a dire, ah, un sacco di botte. Pensavo non avesse sto range. Eccoci. È la cosa più bella che abbiamo mai fatto insieme. Aspetta, aspetta. Allora. Oddio. Allora. Sto male. Allora. Maestro allievo. Sì, sì, esatto. Ho imparato dal migliore. Aspetta, aspetta, risuono la campana. The campaign, come dicono gli inglesi. Sì. Se non sbaglio. Sono scordato della sua esistenza. Allora, uccidiamolo. Somehow. No, i miei echi sono lì. Ah, ok, ok, però la creatura era più là, ok, a posto. Non puoi fuggire da lui! Non puoi fuggire da lui, è il più forte. È il più potente? Il range che avevo io con l'arco non è quello di lui con la pistola, credimi. Bravo, bravo! Sì! Credilo! Fantastico. È così forte che non è caduto. Oggetto speciale spregevole. No, proiettili di mercurio. Ok. Sì, dentro però c'è Mario Draghi, capisci qual è il problema? Ora scopro chi è Mario Draghi e ti aiuto. Io mi infuoco tutto. L'avevo perriato, a mia discolpa. Non pensavo ci arrivasse. Guarda, il non pensavo ci arrivasse è successo anche a me poco fa, quindi... Adesso devo giocare senza avere paura dei proiettili. Mi ha cummato. Ok, aspetta che risuona la campana. Mori! Ok. Morto? Io mi sono... Sì, ma io mi sono perso perché sono caduto. Quindi ora devo risalire. Sono salvo! Ok, ti trovo. Ho scoperto il suono della campana. Ok, bro. Gli echi ce li ha Mario. Non sono apparso con te, sono dove sono caduto. Non preoccuparti. Ho molto di sta arrivando lui. Sta arrivando, sta arrivando. Ora si ammazza. Godo. Ma hai i miei echi, non godo. Bro, bro, ammazzalo, c'hai i miei echi. No, no, vai via, non ammazzarlo, è pieno di ratti. No. Grazie degli echi. Ti aiuto. Spara ai ratti. Non li prendo. Oddio. Aiutami. Arrivo con molta calma. Arrivo, 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 arrivo. No, c'è un ratto dietro, c'è un ratto dietro, c'è un ratto dietro, c'è un ratto dietro. Aspetta, 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 aspetta. Gli sparo, è morto il ratto. Attento. No! Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Il tuo sacrificio non sarà invano. Ok, ok, ho ucciso l'ultimo ratto. Oddio. I ratti di una volta. I ratti di una volta. Ok. Io ti aspetto qui. Ok, sì. Il maestro si è sacrificato in maniera onorevole. Arrivo. Suono la campana. Un grizzly quello. Ma tutto okay, bene. È morto, è morto. Piano uno, eh. Non l'ho proprio visto. Tu lo sai che i piani diventano molto più difficili andando avanti. Cosa? I piani diventano molto più difficili andando avanti. Non preoccuparti.
Noi possiamo tranquillamente sopportare tutto questo. L'importante è che i boss siano stupidi, perché se c'è un boss difficile... Lo facciamo. Ovviamente. Ok, ma come si ritorna su? Ok. Ok. Ah, ma qui c'è... Ok. Ciccio. Vabbè. Sì, pasticcius lì dentro, quello grosso, dici. Sì. Ciccio. No, no, la campana io l'ho suonata, non va risuonata. Ora non facciamo i coglioni come prima. Donna, non sentono nulla. Devo perriare solo le cose safe. Ok, ci sei. Bene. Mi fai un attacco safe da parriare, per favore. Potrebbe succedere una cosa che sarà per sempre ricordata in tutte le veteran, ma spero che non accada. Cos'è successo? Cado morto! Non ho capito cosa è successo. Oddio! Godo. Ok, Ciccius è morto. Cos'è successo, Mike? Praticamente mi hai evocato. Sì. E ho detto, vabbè, ormai arrivo, ma mi ha comunque colpito e ucciso. E da te, nel tuo? Sì. Ok, vabbè, comunque l'ho finita. Ok, arrivo. Oddio, che paura, me l'ho dimenticato di lui. Io non starò bene, cioè. Non penso ci sia altro, raga. No, no, non c'è altro, ma... Cioè, sono caduto anche giù, quindi... è tutto, non c'è niente. Ok. Chi è che mi ha echi? Va bene. Beh, io ti aspetto dal boss, a sto punto. Sì. No, aspetta che c'è la donna bagonna qua. Ammazzo subito e non voglio darti mito. Ok. Ok. Ok, l'ho raccolto. Anche tu il segreto, dici? Sì. Bene, ma no, io il boss o lo scopro con te o niente, eh? No, no, voglio stare a... Io non apro insieme questa porta. Oh, ho suonato la campanellina. Aspetta che metto i soldi. Ho sbagliato. Non è proprio un quadrato, ragazzi. Mi sa che ci vorrà un po'. Sono esattamente dove sei tu, quindi dobbiamo trovarci. Mi metto in contatto così almeno. Forse. Vai, eccomi. Ricerca di un suono. Ma perché qui From ancora pensava che l'utenza non avesse amici. Non c'è nessuna leva, ragazzi, era quella bonus. Drop il sanguinale anch'io... 6, il boss. Metti anche tu le monetine? È importante. Ok. Vai. Trovato? No, no, però sto mettendo le monetine. Ok. Perfetto. E dai. Ecco. È bastato finire il disegnino. Perfetto. Sono prontissimo e felice. Ok. Sì. Per l'orda. Andiamo. Go. Bene. Che cos'è? Fammi il Toto Boss. Che cos'è? Il maiale. Un succhia cervelli. Ok. Ok. Tu
custodi degli antichi signori. No. Oh mio Dio. Di tutti i boss di un layer 1, il più figlio di puttana. Lo perrio, lo perrio. Quanta vita ha? Oh, yes. Oddio. Sì. Tantissima vita, bro. Dobbiamo veramente. Ok, ok, sono pronto. Lo perrio anch'io. Ah, ce l'ha con te, però aspetta. Va bene. Ok. Ok. Mi piace aspetta, che ce l'abbia con te. E certo, certo, adesso lo perriamo. Attento, che se cambi idea. Easy. Ok. Oh no, non easy. Che fa? Ok. Ma che cazzo! Ha fatto il backstep! Allora, quello evocato ha più difficoltà a fare il backstep, stai attento. Ok. Dai, dai. Tipo per te. Attento a... sì. Alla merda. Esatto, a Yahweh. Ci ho creduto abbastanza. No. Vai. Madonnina. Aspetta un attimo, va. Sì, sì. È proprio Palworld. Io scappo. Oh, Perry con la freccia! L'ho sbagliato! Ho fatto Perry con la freccia, fisicamente! L'ho picchiato con una freccia! Merda! Pensavo di avere la pistola! Altro che torcia! Il custode degli antichi coglioni. Non mi fa ridere. No, 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 escape, 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 escape. Prendiamo un attimo di respiro. Ok, la fight comincia con lui in cima, proprio manifestazione di superiorità totale. Esatto. Non mi fare il Radagon, per favore. Beh. Che vuoi che faccio un attacco? Ancora con l'arco! Pensavo di avere l'arma. Devo smetterlo di fare parry con l'arco. Madonna, quanto ho rischiato. Bravo, bravo. Adesso appena comincio a usare l'arma giusta. Arrivo no, no, ma ancora non ho finito, Dai. Mike, ti ricordo che basta un colpo. Ah, si è rincoglionito, raga. È la mia chance. Occhio che sti boss non si ricogliscono sempre fino in fondo, Ho notato. Fammi l'attacco giusto, per favore. Oh, cielo. Basta un parry, raga.
speravo che fosse l'attacco giusto, mi stavo spazientendo. No. Continuo a fare, non mi ha mai fatto la spada da Del Perry, è incredibile. Vieni qua e fammi quella spadata, bastardo. Colpo di avvertimento. Sì, no, a questo punto gli sparo anche per fisciarlo un po'. È finito. Bravo. Mamma mia, oh. Noi. Touché. Speriamo lo faccia anche a me. Adesso lo fiscio combinando. Lo spazientisco. Ma come non è stato possibile prendere certi oggetti? Ma io voglio sapere cosa droppa. Vuol dire che droppa cacca, se dice così. Ah. Scusa? Sì, ho 1700 euro, ragazzi. Forse andrei a spenderli. Oh, non mi dire che... Spendo. Non è possibile. Questo non la sapevo. Ho aggiunto un punto VET. Guarda il mio schermo. Arrivo. Ti ricordi quando ho detto ora lo fiscio facendolo arrabbiare? Sì. La chat ha detto sì, esatto. Adesso ho capito perché. Sta a vedere. Sì. Se tu gli spari dopo fa la spadata? Ma sta a vedere. Sì. Per farti capire. Ah, aspetta, non in fase 2 forse? Ah, cazzo, guarda in fase 1. Guarda in fase 1. Guarda in fase 1 cosa fa. Ok. Non so se in fase 2 fa lo stesso perché l'ho scoperto stasera. Ma vabbè, in sì, fase 1 è incredibile. Vabbè, allora, tipo, livello... E ti guardo. Hai presente la Revenge Value di Kingdom Hearts? Sì. Sta a vedere. Cioè lui si incazza e fa una certa cosa? Immediatamente dopo il primo colpo. L'ha fatto 3 volte di seguito, quindi non so quanto è consistent, ma... Vediamo. Se continua a spammare non va neanche in seconda fase. Ah, quindi... insomma, è l'orfano. Ah, quindi è cisabile. È cisabile. Vai, ecco. Ma grazie, ragazzi. Che bella chicca. Se sei abbastanza preciso lo fermi in fase 1. Ma dai! Ora provo. Troppo divertente. Guardate, ho 29 proiettili. Con 29 proiettili sono... Boh, 13 perri. No, un po' meno. Non lo sta facendo, amici. Questo è un peri normale, non vale. Aspetta. 1. No, questo non vale. 1, 2. Non lo fa. Oh, oddio, forse devo aspettare un po'. 1, 2. No, non ha fatto peri. Però lo fa. 1. Ma bisogna aspettare un po'. Ditemi un po', ragazzi. Sì, comunque... Lo fa, però lo incastra. Spadate. Comunque... Ok, ora in fase 2 non funzionerà più. O funziona comunque, vediamo un po'. Sì, funziona, ma ti fa la way, quindi non puoi reagire. Però, 3 volte? Ah, lo fa in genere, ma hai avuto sfiga, quindi non è proprio un AI lock. Ok, come... cioè è solo probabile che. Però è probabile che. Ok, io reaccando alla morte del maestro. No, esatto, la delusione dell'allievo. No. L'allievo mai deluso. Ah, lo fa circa 2 volte su 3. Aspetta, cosa okay, dice il messaggio? Ok, però è un colpo e poi reagisce o è 2 colpi e poi reagisce? Mike. Cosa c'è scritto? Mike, alla fine del primo piano c'è una nota, tutto grazie a pazzia. Bellissimo. Tutto grazie a pazzia. Tutto grazie a... Bello, troppo bella. Perché stiamo letteralmente nel luogo degli appassionati, cioè sono i folli che conoscono questa cosa. Ah, già, è vero, era un piano live. Ok. Eccolo, sì. Funziona. Però non è al 100%, chiaro. Ah! Non lo sapevo. Prendo almeno la... Dai! Oddio. Ho capito come fermarlo, perché tu non lo fai mai andare in fase 2. Voglio sconfiggerlo così. Aspetta, ti guardo.
No, no, ma si può fare, cioè, è proprio carino. Perché se, cioè, non è difficile, allora, non è difficile, tra virgolette, come l'orfano, perché se lo fai andare in fase 2 gliela puoi interrompere, quindi non è un problema, ma è più è grandomico, perché a volte non lo fa. Ok. Però, praticamente, se non hai troppi dislivelli è impossibile che vada in fase 2, se non hai troppa sfortuna e finisci 30 proiettili. Vediamo, serve un bello spezzale. Ha detto 5 chalice alive, Mike, avevo capito male allora. 5. Allora, vieni qua. Mi serve di farti spostare, ecco qua, vai. Ancora. Perri uno. Poi. E poi di nuovo, pa pa pa. Esatto. Perri due. E lui non va in fase 2 perché praticamente ha priorità l'attacco post. Sì. Vedi? Che forte. Ora va in fase 2, non glielo facciamo fare. Non glielo facciamo fare. Ah, perché puoi proprio interrompere la... Esatto. È come fosse un attacco. Per questo è più facile del... Ah, io ho la runa che mi fa ricaricare i proiettili. Quindi è più facile per me. Sì, è una minchiata questa. Cazzo! Ho proiettili infiniti. Vedi? Sì, sì. Boom. E lui prima o poi prova ad attaccare e si prende il parry. Questa cosa è bellissima, non la sapevo. Oh. No! È entrato in fase 2. Vabbè, un parry ed è finita. Bello, bello, anzi, un parry. Aspetta, vediamo se riesco a finirlo. A vedere che cazzone sono, eh. Fammelo sì, fare, fammelo fare. Per me o così o niente. Kame pum. Kame pum. Kame pum, sì. Carino, veramente carino. Grazie ragazzi. Vet chat. Io l'ho fatto scappando. No, beh, oddio, però non sei morto 7 volte. Allora. Ok. Beh, basta. Andiamo via? Eh sì. Va bene. Eh sì. Lo accetto, maestro. Allora. Accendo la lanterna e via. Ok, piano 1 del Kumpf fatto, ragazzi. Quanti piani saranno? 3? Sì, dovrebbero essere 3. 3 o 4 massimo. Ma credo siano 3. No, 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 ragazzi, decide il maestro. A lui i piani. No, Luke. No, non è vero, non l'ho ucciso. Sì, sì, ho fatto 1700 euro, raga, godo. Che miseria. Allora. Andiamo all'incubo. Eh sì. O andiamo dalla prostituta? Incubo. Incubo. Ok, piazza dell'avvento dovrebbe essere. Madonna che ride, raga. Mamma mia, sì, sto malissimo, la gola distrutta. Ah, cazzo, 1400 euro, ma me ne servono 2600 per fare un livello. Vabbè. Io avevo capito 5 live a live. Facciamo 5 live a live, esatto. Esatto, amici, era un flex. Ok, let's go. Sono più abituato a avere una vita. È vero. Signori di Menzies. Coglioni a live sono tanti, raga, da gestire. Mamma mia, come sono rumorosi questi studenti, oh. Madonna. Io me ne sono andato.
Che dovevo fare? Tanto c'è niente da prenderli. Solo patches, se vuoi sentirlo in italiano. Ah, c'è di nuovo patch. Ma non posso tornare indietro, vero? Beh, molto presto potrai comunque. Sì, con la lanterna. Sento il bambino. Beh, comunque alla fine lo stato di questi studenti non è troppo diverso di quando si esce a bere, eh? No, no, infatti, sono d'accordo. Cioè, la titola è quella. Infatti droppo anche proiettili di mercurio a un certo punto della serata. Succede, succede, ve lo giuro. Ah già. Sì, ma io ora ho 99 intuizione, come la faccio sta parte? È quello che volevo che tu facessi. Schifo. Esatto. Soffrire. Questa parte con 99 intuizione è incredibile. Ringrazierai la nonnina. Giusto. Run full sedativi. Allora, se non sbaglio, all'inizio bisogna andare a sinistra. Che a destra c'è lo shortcut. Bevi sedativo. Bevi sedativo. Bevi sedativo. Eh sì, non ho nessuna colpa. Sarà una sofferenza. Bisogna prima forse ammazzare loro. Vieni qua, merdoso. Bevi sedativo. Porco boio. Quando è successo? Non l'ho visto. Bevi sedativo. Ah, ma ci stanno pure i vermi cazzi. Bevi sedativo. Ancora? Cosa sta succedendo, raga? Bevi sedativo. Bevi sedativo. Bevi sedativo. Cannon. Bevi sedativo. Paura. Bevi sedativo. Bevi, bevi. Tanto prendiamo. No? Prendiamo niente? Chi è che sta a morire? Ma non c'era una cazza qui? Una lanterna? Dall'altra parte. Quindi devo sopravvivere ora. Ma qui c'è Ragnopolis.
Preso. Ma il ragno non scende? Ora il ragno è sceso. Romy il ragno è sceso lui. Come è morto, dai, è morto. Loro si fanno i cazzi loro, io mi faccio i cazzi miei, direi. Se fosse andata così la storia di Bloodborne sarebbe stata molto diversa. I grandi esseri si fanno i cazzi loro e io mi faccio i miei. I cazzi miei. Oh. Il vecchio adagio. Cioè, William fatti alla fine quello chiedeva, eh. Sì, esatto, esatto, sì. Sì. Lorenz, facciamoci i cazzi nostri. No, non posso morire dal ragno, eh. Disonorevole e stronzo. La vita c'ha. Che fa, che fa? Tesse, tesse. Guarda, guarda come tesse. Such range. Eccoci qua. Godo. Godo. Oh merda. Coglione. Bella. Bella, bella. Sei stato coglionato. Lo droppa? Sedati. Giusto. Zedativo. Preso zedativo. Allora, non ho cambiato le rune, va bene così. Questo è il setup dei figli. Adesso sì, dovrebbe esserci l'ascensore shortcut che scende dall'altra parte. Ciao piccolo. Eccolo qua. Che scende nella strada che non ho fatto perché mi ricordavo. Eccoci. Lanterna. I miei riflessi dal kung fu che sono diversi. Bevi zedativo, bevi zedativo. Bevi zedativo. Bevi zedativo. Andiamo via. Che figata. Bravo. Che Perry bello questo. Basta. Ho ucciso abbastanza stronzi. Sì, l'ho preso al volo, è stato incredibile. Pam, 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 pam. Ciao, Coglionis. Ah no, però da qui vengo. Eh sì.
No, oddio, non lo ricordo. Sì. Flores. Raga, sono scemo, scusate. Ma tra poco c'è il capo sadomaso. Stamina, via. 8. Aia, non mi spingere. Pastiglie di belva, godo. Siete pronti altre 5 ore di Nicolas con io che non lo trovo? Nicolas sarà un'esperienza mistica, ovviamente. Ah sì? C'è qualcosa anche lì? Sì, no, Nicolas stasera lo farai normalmente e la prossima volta avrai l'esperienza Nicolas completa. Però ancora non abbiamo prostitutato. Per quello non voglio farti fare la chicca di Nicolas stasera. Ok. Per farti prostitutare. Grazie, Mike. Pensi sempre agli amici. Altra clip che foraggerà canali di ricaricamento. Ehi, cogliombero. C'è poi l'ascensore segreto. E dovremo farlo il segreto perché così possiamo fare un altro su 10. Oh. Ehi, bimbo, stai tranquillo, dai. E sembra. Si può perriare chi spara? Dipende chi. Spesso no, comunque. Oh, Trieddo. I canorvi! Mamma mia, il Corvano è incazzato un sacco. Ok. Ah raga, ma c'è ancora un'ora di live, eh? Turbo easy. Easy indeed. Suddenly mancano 10 minuti di live. Loro sono i cani di nessuna volta, perché non esistono nel mondo esatto. Vero. Esatto, sono i cani di nessuna volta. Il maestro si stava deludendo, il maestro è già delusissimo. Io sono coinvolto. Maestro coinvolto. Ma siamo già da Nicolas. Non ti ho fermato proprio perché in questo rush stai percependo. Cioè, questo si può tranquillamente considerare l'episodio in cui hai visto cos'è davvero Bloodborne. Sì. Quando. Sì. Ma io in realtà non sto neanche così tanto rushando. Sto uccidendo tutti i nemici. Appunto, appunto. È solo che non vado spaventato, mi ricordo già cosa c'è. Non devo fermarmi a leggere gli oggetti. Esatto. I panorami li conosco. Qui però c'è il doppio ascensore.
famoso doppio ascensore. Eh sì, è per venire direttamente qua. Sì, che ti apprende, che ti fa accendere la lanterna che hai lasciato spenta. No, questa l'ho già accesa. Ah, ok, anche lo shortcut. Bravo, bravo, perfetto. No, no, questa l'ho già accesa. Maestro Pene Funesto. Non credo. Non credo sia arrabbiato il Pene Maestro. Uccidere le stanze e pulire le creature, esatto. Il segreto stava dopo Mikolas, vero? Sì. Il segreto del cervello. Sì, sì. E non c'è più niente. Adesso voglio farti vedere una cosa che sono riuscito a fare. Guarda pure lo schermino. Sì. È una stronzata, ma se ti piacciono le parametrie nei videogiochi sarà divertente. Non c'è niente di glitchato qua, ho semplicemente massimizzato le cose. Sono carico. Nemmeno io l'ho mai visto in una mia run. E voglio vedere un po' come va lato sedativi. Perché se mi equipaggio i sedativi, ma ti faccio vedere che nella schermata ho... Guarda la mia resistenza alla follia. La tua resistenza alla follia... Ok, 300, 200 e 100. Madonna, quindi in totale 844. 844. Vediamo un po' com'è. Merda! Ah! Non si carica mai! Ah! Che spettacolo! Cioè, puoi andare in giro con ste lance addosso. Che bello! Non l'ho mai visto succedere. Vedi, tu sei l'esatto opposto invece. Sì, ho vissuto l'esperienza, guardalo e muori. Guarda, non si muove nemmeno. Che figata. Sì, è enorme la barra, è lentissima. Esatto. Stabilisci il contatto. Va bene, ti raggiungo. Bello. Esperienza che io non vivrò. No. Tu sei 99 intuition anche canonicamente, esatto. La mia barra è cortissima, la sua è stralunga. Così. Nicola Shand. In italiano, vero? O per alcuni Cosm. Ascolti le nostre preghiere? No, non abbandoneremo il sogno. Nessuno ci può prendere. Nessuno può fermarci. No backup, giusto? Aspetta, sì, che sì, il backup... Te l'avrei chiesto. No, me l'avevi già detto in realtà, ma me ne sono scordato. Lo so, te l'avrei ribadito, ma non preoccuparti. Non volevo parlarti durante la cutscene perché, insomma, in italiano era carino. Siamo sicuri che ha salvato perché abbiamo fatto il log di nuovo. E ora carica. Sì, in inglese mi piace di più, sono d'accordo, lo so. Cioè, non era male in italiano, ma in inglese mi ha messo i brividi. Sì. E comunque rimane una delle mie boss fight preferite di Bloodborne, nonostante a livello di fight in sé non sia niente. Però il mood che mise era... il mood è bellissimo, sì. Ah, li evoca pure qua fuori. È vero, non me lo ricordavo. E poi, ora che ci penso, saranno dei tizi di Menzies divenuti burattini. Capito? Già. Esperimenti schifosi. È la voce di Dexter, ma Dexter la serie, intendete, serial killer? O del laboratorio di Dexter? O di Dexter di Jack and Dexter? È pieno di Dexter. Dexter, però. Non è scritto con la A.
Forse sì. Pare che sia Jack and Daxter quello. Però si pronuncia comunque. Sì, sì, si pronuncia così, però mi pare che abbia la A. Sì, eccola A, sì, vero? Sì. Ah, il vostro caro Dexter, ok, ok, lui. Ah, mazza. Su. Come hai fatto per lo stupido Rom? Dacci gli occhi, concediceli. È il doppiatore di Daxter di Jack and Dexter? Perché di Dexter? Di Dexter il serial killer? Non credo. L'ho vista una serie in italiano e non dovrebbe. Il vostro caro Mikolas. Cazzo, m'ha perriato. Ho le pills, sì, una. A parte che ora se ne andrà, però proviamoci. Vai Perry. Un cacciatore è sempre tale, anche in sogno. Ma ahimè, non correre troppo. L'incubo si agita vorticosamente senza fine. Allora, il doppiaggio italiano lo rende più villain. Sì. Il doppiaggio inglese lo rende completamente malato. Cioè, percepisci che è anche matto. Sì. Qui sembra più mastermind. E decisamente non lo è. Ah, Cos, o per alcuni Cosma. Ascolti le nostre preghiere. Cazzo, ma una sola cura? Oh! Ai! Persa per sempre. Cos, o per alcuni Cosma. Ascolti le nostre preghiere. Dove sono? Ho trovato 8 cure, godo. Ah, ma qui c'era la cosa segreta qua sotto. Sì. Come hai fatto per lo stupido Rom? Dacci gli occhi, concediceli. Chissà cosa faceva Rom nella vita, dico, prima di essere un ragno. Era un pescatore, secondo me, un umile pescatore scemotto. No, invece io ho l'opinione opposta, amici. L'ululato mi piace di più in italiano. Sembra più perculatorio. Faceva il contabile, ok. Come hai fatto per lo stupido Rom? Dacci gli occhi,
Concediceli. Lullato deve perculare. No, no, infatti dico che mi piace di più in italiano Lullato. Stardo di merda. Ah già. Tre preghiere e l'aria alle spalle ed entra dentro in questi casi. Praticamente è come se fosse una pecora e tu il pastore. No. Arrivo alle spalle. Posso. No! Se non viene fatto così. Tra l'altro i manichini sono dissanguati. Sì. Non rilasciano sangue. Buono. Fatto. Come è fatto? Sì, è fatto. Ah, ok, ok. Giusto, ora mi devo buttare, tipo. Cosa, Bigno? C'è qualche problema con la live? Raga, mi sentite, sì? Sento benissimo. Il grande lago di fango. Scusate, volevo luttare. Gelato alla vista. Il cosmo, naturalmente. Sediamoci e parliamo febbrilmente. Parleremo fino a notte fonda di nuove idee, del piano superiore. Proprio un sognatore lui. Vai, pronti a fare questa cosa per 50 anni? Non mi ricorderò mai come si arriva da lui. Proviamo. Asco, mi hai fatto per lo stupido. Oh, parla solo quando sono accanto ai drop. Dacci gli occhi, concediceli. Dai occhi ai nostri cervelli per liberarci dalla bestiale idiozia. Never ending. Il grande lago di fango, celato alla vista. Il cosmo, naturalmente. Sediamoci e parliamo febbrilmente. Parleremo fino a notte fonda di nuove idee, del piano superiore. Eccolo! È qui? Sì. Godo. No! Il tempismo, cazzo. Ah, godo. Ebrietas. E mi ha pure fatto mentre sono morto. Bene. Dai, dai. Ho scarsato. Ah no, ma non è questo, è questo quello che devo prendere. Sono morto di ululato addosso, Lupo Lucio mi ha ucciso. Dai.
Ho mezz'ora per farlo, direi che lo facciamo. Ma sì, è abbondante. Faremo anche altro, vedrai. Tu che stai facendo? Guardi, sto guardando. Ah, ok. Oh no, ho fatto questa figuraccia. Non è vero, Mikolas confonde. Ma certo. Questa live ha due anime. Noi che facciamo il Kunfk no hit e io che giro da Mikolas come un deficiente. Mikolas, dove sei? Non andare via. Non andare via. No! Troppa intuizione tutto insieme. Anche 200 euro. Vabbè, mezzo minuto di Kumpf. Dai, così. Sono stato auato. Per favore, potete spammare au quando muoio. Grazie ragazzi, grazie mille. Abbiamo ululato, signor Giuffi. Bravi, bravi, così, così. Però solo quando muoio. Tanto risuccederà altre 7 volte. Allora, sentite, attacco trasformante me lo picco su per il culo. Questo gioco richiede solo R1. Allora, voglio vedere come lo fai il Perry, coglione. Me l'ha fatto. Mikolas is personalized. Mi ha fatto proprio il Perry coglione. R1 spam. La regola del cacciatore. Ora momento specchio. Un cacciatore è sempre tale, anche in sogno. Ma ahimè, non correre troppo. L'incubo si agita vorticosamente, senza fine. Schippo e vado oltre. Me ne omega fotto. No. Il bro si è teleportato. Raga, avete visto? Si è tutto rincoglionito. Stava facendo in e out dallo specchio. Dai, non rompere il cazzo.
Whiplash, il signore dei coglioni. Bro? Ragazzi, il bro si è incartato. No. Come hai fatto a incartarlo senza che ti spiegassi come? Raga, Mikolash sta tutto incartato. Ma hai rotto Mikolash senza guida. Non so come ho fatto. Hai Mikolashato senza guida. No, si è aggiustato. No, ma l'ho fatto apposta. Saidonia momento. E muore così, senza neanche passare per il cancello. Fantastico. Hai rotto Mikolash da solo. Beh, ho spammato proiettili. Nella chiave in realtà è proprio spammare proiettili. Ne riparleremo. Promesso. Hai tanto fatto il backup, quindi poi mi spiegherai seriamente. Esatto. Ed era proprio il coglione dell'incubo qua. Sì, però devi avere una tinta alta. Per incantarlo no. Per ucciderlo. Una volta incantato c'è un metodo che non usa i proiettili, però sì. Ah, ecco. Nel senso, tu hai fatto proprio una sequenza fantastica. Utterly unexpected. Dopo questo mi sa che Metal Gear Saga si fa con te, Saido. Grazie, ragazzi. Me la sono riguadagnata. È giusto. Torniamo a Cathedral. Sì, diciamo... Per il grande finale? Che adesso torniamo a Cathedral. Prima backup. Sì, avete ragione. No. Ah, mio Dio. E se no dobbiamo rifare sta quest. No, non farlo. No, non scaricare il backup. Ok, strana cosa. Il trigger è Mikolash, banalmente. Ah, ok. Posso andare? Puoi andare. Cathedral World. Dai, ci siamo. Raga, che bella live stasera, madonna. Sono divertitissimo. Fantastica. E vedrai, il finale sarà più bello del tutto, secondo me. Sì, prostituteggia, signori. Ah. È tempo di prostituting. No. Non è per niente tempo di prostituting, mi sa. Posso parlare con lui, vediamo se sa qualcosa. Questo sangue a terra? Mm-hmm. Forse è arrivato qualcuno. Non c'era prima. Eh no, certo, me ne sono accorto. Io... non lo so. Va verso di qua, però. È stata una bella... Porello. Va verso di qua, vero? Vediamo. Ma comunque ho visto, cioè, che c'è un botto di sangue. Sì, sì. E stavi anche seguendolo correttamente. Ah, ok. Se tu vedi, guarda a terra. L'ho visto, però poi spariva, quindi ho detto magari sta andando dall'altra. Cioè, è partito all'inizio della stanza, quindi non c'è più, vedi. È vero, è vero. Ah.
Raga, ha partorito? Non può essere. Questo è un incubo. Di che verso che fai il grande essere? Come cazzo è successo? In ogni caso non è una un parto speciale, perché Cathedral World Superiore è piena di sti cosi. Cioè è un mezzo fallimento sto robo. Lei diceva che aveva il sangue simile a ciò che la Chiesa della Cura aveva definito proibito. Ha partorito qualcosa ed è questa roba a metà tra grande essere e fallimento totale. Giusto un pelo traumatico. Già. E non fa altro, provo a fare quick exit. Allora, va bene, facciamo quick exit intanto. Secondo te, Mike, questa cosa che vuol dire? Adesso guarda, ne parliamo. Perché totalmente per me c'è una spiegazione. Sì. Però voglio sapere se sei d'accordo, perché mi spiegherebbe persino che cos'è quella roba a Cathedral World Superiore. Cosa che, se ti ricordi, era rimasto in dubbio. Ti dissi, come fanno a far nascere queste cose? Mm-hmm. Secondo me i bambini che nascono durante la Luna Rossa nascono così, perché il confine tra umano e grande essere barra belva è ormai labile. Quindi questa prostituta era semplicemente incinta. Ci sei molto vicino, ma... ma si può interpretare in maniera più precisa, perché tu non sbagli nulla di quello che hai detto. Mm-hmm. Anche perché la Luna Rossa non è qualcosa di cui si hanno particolari prove di esperimenti ripetuti. È semplicemente una cosa talmente drammatica e rara che ce ne sono state due registrate, una delle quali tra l'altro è stata l'arrivo della presenza. Certo. Il fatto è che, se voglio seguire la cosa che ritengo più corretta, non tutti i bambini nascerebbero così durante la Luna Rossa. Dipende dal tuo sangue? Bravo. Ok. Dipende dal tuo sangue e il fatto che, comunque, a mettere incinta Josefka e Arianna sono grandi esseri, non esseri umani. Ah, secondo te non sono esseri umani, ok. No, però lei non ne ha ricordo? Lei stava male, ti ricordi? Sì, ma non ha ricordo. Cioè, come ti mette incinta un grande essere? E non sono ironico. Di certo non con contatto fisico. Impossibile. Ok. È una roba tipo... cioè, per te è una roba tipo quando vedi l'intuizione. Sì, sì, è immacolata concezione, assolutamente, 100%. E nasce, ed è possibile, proprio in nome della Luna Rossa, che avvicina i piani. Magari in un incubo, in un sogno. Esatto, esatto, 100%. Sì, o meglio, 90%. Perché vedi... parliamone un momento. Allora la risposta, perdonami se ti interrompo, è che non viene benedetto un solo ventre. No, ne esatto. Vengono benedetti molti di più. Ogni ventre possibile è benedetto da un grande essere. Magari un grande essere ne sceglie, magari un grande essere ne sceglie uno solo. Però... e non è detto che venga fuori qualcosa di buono. Il fatto è questo. Magari quello, a modo suo, è buono. Solo che è un ibrido. Mm-hmm. È il figlio di un grande essere e un uomo da utero umano. Esatto. Cioè, allora, credo sia tutto molto esplicito. Proviamo a parlarne.
La luna rossa blurra praticamente la linea che divide i piani. È una cosa vicina alla congiunzione di Witcher o all'eclisse di Berserk, ok? Sì. Quindi i grandi esseri riescono ad avere un contatto con le donne umane, mettendole incinta, certo, e provocando loro questi figli dalla gestazione velocissima, drammaticamente tragica. Ora, ti ricordi il collegamento culturale di Arianna, da dove viene? Kainarst. Ecco. E il vestito è lo stesso. Bravissimo. E hai tutto il necessario. Kainarst ha il sangue più impuro. Ma per quello ti dicevo il suo sangue. Esatto. E sappiamo una cosa, che Miyazaki e From usa lo shintoismo del Kegare, della stagnazione, per dire che più un sangue è impuro, più altera la natura. Quindi, eccoci. Inoltre, credo che sia quasi inconfutabile, quasi inopinabile, il padre. O la madre, insomma. Sì. Perché è lì che viene venerato dall'inconsapevole seguace. Guarda, proviamo a fare una speculazione vera e propria. Non c'è una descrizione che te lo dirà, ma secondo me possiamo dirlo con una certa sicurezza. Allora, punto 1. Odon ha, appunto, un ignaro servitore, un adoratore, ignaro del fatto che stia a modo suo mandando a morte. Sì, 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 esatto. Sì. Il nostro caro, bravo, malato, piccolo uomo rosso, dall'abito rosso, cosa cerca di fare tutto il tempo? Di proteggerli. Esatto, di proteggerli, ma prima di proteggerli, averli nella cattedrale. Perché il grande essere sta cercando qualcuno da ingravidare. Ma per te è consapevole lui? No, perché sennò lui non sarebbe ignaro. Lui no, ma lui che ne sa? Lui non è consapevole di stare aiutando Odon a trovare un ospite. Ma implicitamente lo porta a voler condurre quante più persone possibile per trovare un candidato. Ehi... In giapponese il singolare e il plurale non esistono in questi concetti, vanno contestualizzati, quindi il servitore singolare è di lui. No, mi torna perfettamente. Lui, cioè, si collega benissimo con l'intro che abbiamo fatto in questa live. Non c'è salvezza perché perfino colui che li vuole salvare in realtà li sta inconsapevolmente mandando al mattatoio. Ma non solo, c'è proprio una cosa brutta che Bloodborne fa, nel senso è una cosa bella, ma è una cosa molto oscura. E adesso ne parliamo un momento. Le descrizioni degli oggetti sono universali e ti raccontano qualcosa di quell'oggetto in sé, ma a volte, come abbiamo già scoperto, ormai verificato tante volte, anche il luogo in cui trovi un oggetto può darti una sensazione extra, al di là dell'importanza della cultura o del determinato artefatto imposto XYZ. Mm-hmm. Il fatto è che quando tu uccidi questo povero servitore, fa cadere la runa Odon informe. Sì. La descrizione di Odin in forme dice: il sangue sporco, che sia umano o meno, è un buon catalizzatore, nonché l'essenza di Odin, il grande essere senza forma. Pertanto Odin e il suo ignaro adoratore lo cercano segretamente. Dimmi se si può essere più specifica di così. Ti sta dicendo che Odon li mette incinta lì. Ti sta dicendo, appunto, che segretamente, ignaro di questo, il suo seguace sta cercando il sangue impuro, sì, per, sì, Odon. Sì. E mi sembra molto esplicito. Che è un medium, cioè, potente. Che è un medium potente anche, appunto, per la mutazione, per la metamorfosi. L'argento che la prima persona che ha il sangue impuro viene effettivamente messa incinta. Le altre non, sì, sarebbero state, non avrebbero avuto lo stesso risultato. Sarebbero, quindi, che sia uno o tanti, lui è uno di coloro i quali cercano il sangue impuro. Cioè, non è che in tutto il mondo di Bloodborne lui è l'unico ignaro seguace. Chiaro. Ma è quello con cui interagiamo. Odin lo sta manipolando in maniera passiva, ma comunque nella sua implicitazione. Chiaro. Niente però. E non solo.
Dimmi. Ti aggiungo una cosa che ti farò vedere la prossima volta in un video. Adella può appunto impazzire. Impazzisce completamente. Quando ammazza. Sì, sì, sì. Okay. Sì, e ti aggredisce a un certo punto. Ti aggredirà. Cercherà di uccidere anche te. Quando la uccidi, anche lei droppa una runa di Yodon. Pure nuova. Lei? Che si chiama contorsione. No. Forse ne hai una? Ah, sì, sì, no, contorsione ce l'ho. Sì, 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 voglio. Esatto, droppa una versione potente di contorsione di Yodon. Ok. E significa che palesemente anche lei ha avuto un contatto con Yodon. Certo. Ma anche non avendo il sangue impuro. Esatto. Lei non è riuscita a diventare completamente gravida di Yodon, ma mm-hmm. anche lei ha avuto contorsione. Ma questo perché non era interesse di Yodon. Che cerca il sangue impuro. Cosa che Adella non credo proprio abbia. E te lo fanno vedere con le fiale. Cioè, capisci che, cioè, che storia stai giocando? Certo. Allora, posso uccidere il tizio? È il momento. Cazzetto. È il momento. È la cosa che ti avrei detto di fare. Bravo. Però devo stare attento a non prendere lei. Vero. Faccio pugni. Godo. Oh no. Puoi fare quick exit. Volevo tirargli un pugno per essere sicuro. L'è finito sotto la gon. L'ho rispedito nel tempo. Muore anche lei. Sì. Muore anche lei comunque. Muore anche lei comunque. Oddio, un altro cordone ombelicale. Hello. Ma con una descrizione unica? Eh sì. Ma che cazzo? Eh sì. Ma quindi sono quattro nel gioco. Sono quattro. Ma quanto cazzo me l'hai tenuto nascosto? È questo, mi sa. È questo. Una è grande questo reliquia, altrimenti conosciuta come cordone dell'occhio. Quindi questo significa, Mike, che quando partorisci un grande essere sei tipo collegato a lui? Probabilmente sì. Può essere, sì. Tutti gli infanti dei grandi esseri possiedono questo precursore del cordone ombelicale. Ogni grande essere perde il proprio figlio e ne brama un sostituto. E Yodon, il grande essere informe, non è da meno. E pensare che tutto questo ha avuto origine dal sangue corrotto. Adesso lo leggo anche in giapponese. Purtroppo nulla che non si fosse già capito col discorso che abbiamo fatto insieme. No, esatto, ma perché c'è stato un enorme percorso. Considera certo. Che, tra l'altro, gli appassionati mi stanno facendo notare, sempre Log dice che è stato scoperto che a livello di codice Arianna non muore, sviene, cioè non viene ucciso l'NPC. Però droppa comunque le scarpe, hanno voluto curiosare. Ma, allora... Grande reliquia conosciuta anche con il soprannome di cordone dell'occhio. Tutti i grandi esseri perdono i loro bambini, quindi li cercano. L'essere superiore senza forma, Yodon, non fa eccezione. Il sangue impuro potrebbe essere stato la causa di questo rapporto arcano. Quindi nulla che non sappiamo. Nulla che non sappiamo. Cioè, è ancora più comprensibile che praticamente venga dal sangue impuro il fatto che lei possa rimanere incinta. E sto schifezzo ragdolla pure. Sì. Comunque, ragazzi, che lei sia stata messa incinta da Yodon non mi sembra partire per la tangente, eh? Mi sembra abbastanza evidente. Cioè, i dati. Vabbè, con questo cordone ombelicale mi sembra. Cioè, perché ti dovrebbero parlare di Yodon, se no? No, no, ma infatti è assolutamente esplicito. Cioè, ragazzi. Cioè, io da abbastanza... come me ne hai parlato, pensavo che la descrizione non l'avrebbe reso evidente, ma secondo me è. Cioè, chi deve essere? Il cordone ti parla di Yodon, il rasoio di Occam è Yodon. Esatto. Sì.
È abbastanza occamica la situazione, sì. Sì. Poi, ovvio, non è che si può dire con assoluta certezza e cieca matematica inconfutabilità che anche Adella è stata tentata di essere messa incinta perché droppa contorsione di Odon, ma in giapponese la contorsione è anche lo strisciare, quindi potrebbe essere a Odon che striscia nelle cose, ma allo stesso tempo che lei veneri Odon o meno, la droppa dopo la luna rossa, che ci sia stato un contatto è possibile, anche perché lo stesso Red Beggar lì ha un contatto con Odon, solo che ne è un adoratore inconsapevole. Queste sono speculazioni, non è la descrizione di nero su bianco, da fuori. Ma funziona. E la neanche questa è stata salvata. Eh no, esatto. Ci rimangono la pazza e lo scettico, che ancora sta in petto a Cristo. La tua ragnatela di menzogne. E non avanza. Ma io vedo oltre il tuo inganno. Io non ho imparato dai libri, no. Ho imparato tutto sulla mia pelle. Contenta lei? Lei è andata. Sì, Odon è in forma, si può veramente paragonare a un virus, ragazzi. Cioè, sì. Lui, tra l'altro, essendo in forma, il sangue neanche lo possiede, potremmo dire. È qualcosa che lui cerca di ottenere. Lui si... come fai a essere adoratore ignaro? Praticamente sei... si insinua in te, come le voci, come i suoni. Beh, più che altro magari senti di fare qualcosa per un bene superiore, non capisci però cosa sia e quale sia il vero disegno. Esatto. Quindi magari che cazzo ne sai, il Beggar sente il suono del devi salvarli tutti, devi portarli qui. E lui ingenuamente lo fa. Ma non sa chi sta servendo e non sa perché. Puntatone! Bella, sì. Beh, direi che ci fermiamo qua. È il finale perfetto, esatto. Tanto non ce la facciamo a fare... Ah, beh, a parte sì. Che dovrei rifare il cisatone di Nicolas. Facciamo così, prima di chiudere la live, ricarico già l'altro salvataggio. Quindi non la uccidiamo di nuovo, certo. La prostituta? Perdonami? La prostituta non la uccidiamo di nuovo? No, sì, la uccideremo di nuovo, non hai altra scelta. Ah, ok. Semplicemente, questo è un finale perfetto a cui tenevo, poi Nicolas ci faremo il glitchino e basta. Va bene. Andrà alla perfezione. Maestro, grazie bella mille live. Della live. Ah, dobbiamo scegliere, se vuoi, insieme qui, quando fare live settimana prossima per quello che ti ho detto, cioè che venerdì e domenica non ci sono. Io ho liberi il martedì o il giovedì. Martedì o giovedì? Guarda, ti dirò che per me, ma aspetta, fammi vedere i numeri, vediamo un po', quindi 7-8 intendi? Questa settimana? Martedì o giovedì, quindi sì, il 7 o il 9. Ok, per me è indifferente, sei libero di darmi una preferenza rispetto anche alla tua allora schedule, ti faccio in questo caso? Per me è uguale, altrettanto, vuoi far passare meno giorni o più giorni da questa live? Possiamo farne passare anche meno, sai. Allora al 7. Perché così facciamo la combinazione con Nicolas appena interrotto e via. Perfetto. Allora al 7. Va bene. Dai. Chi raidiamo? Chi c'è? Esploriamo. Allora, 7 e 9. Sì, corretto. Sì, ragazzi, dopo vi spiego. Ovviamente se c'è Bloodborne non c'è un Minecraft, ma c'è un motivo. Allora, potremmo raidare. Allora Ernie l'abbiamo raidato l'altra volta. A Odon non penso che raidare Odon in live. Sensato. C'è qualcuno che si chiama form. C'è qualcuno che si chiama Odon, vediamo in live. No. C'è un no, Odon c'è... ma ha due follower. No, è vero, c'è un Odon che ha due follower. E decisamente non è in live. Questa live è volata, è verissimo. E raidiamo. Chissà se c'è qualcuno con pochissimi spectro che sta giocando Bloodborne. Sì, dici no. Tanto che spoiler gli può fare. No, esatto. Allora, vediamo. C'è Bloodborne. Un tipo italiano. Ok. Che si chiama Archer. C'è un blind di Bloodborne. Ok, ma inglese? Sì.
È inglese, in effetti. Quindi dove si chiama... tutti vanno a fare i vet, praticamente. Esatto, che si chiama The Cook con due... Provato, provato, aspetta, fammi okay. vedere che aria tira da lui. Upgrade. Right. So before... I need to... Vediamo. Sì, 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 bello, 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 mi piace, sta prendendo ora le armi, va bene. Si va ah, da è lui. Proprio, è proprio all'inizio. Sì, 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 sì. Bella, bella. Va bene. Mike, dai, buon riposo, ci becchiamo martedì. Yes. Baci e abbracci. Ciao, 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 ciao. Allora, amici, siamo sì con un Minecraft in meno questa settimana perché i ragazzi di Gobalego hanno bisogno di prendere un po' di tempo perché il finale non sarà pronto prima del 20. Quindi ho colto la palla al balzo, dovevo recuperare un Minecraft, un Bloodborne, perché venerdì sarò in live, sì, ma da Stoccolma facendo un talk con Ionifero, con Pardini, e il 12 non riesco a essere live per due motivi. Uno, perché sarò nel viaggio di ritorno, ma in realtà l'avrei anche fatto. Due, perché festeggio il compleanno, visto che il mio compleanno è l'11, quindi di fatto l'11 sono fuori e festeggerò il compleanno anche con voi in live insieme al Pardini. Poi il 12 però faccio la festa magari qua la sera e quindi non sono in live. quindi ci vediamo domani con Palworld, programmazione standard, 31 sono ragazzi, sono 31, programmazione standard, e preparatevi perché sta per arrivare una bomba orologeria con la SIP. Davvero preparatevi, c'è una roba fuori di testa. Fuori di testa. Non vi spoilerò nulla, cercherò di non spoilerarvi nulla perché mi sono promesso che la roba che viene fuori dovete vederla tutti per la prima volta in quel momento. Tema Metal Gear o sempre Souls? Non potete immaginare. Buonanotte ragazzi, fate i bravi. Ciao!